super amico, ovvero di Gianmarco Pozzecco, col quale ha condiviso diverse partite, quindi una partita che ha diversi ingredienti gustosi. Quante meravigliose storie, contro che in salta Barnell e non Bilan, dotato sicuramente di più esplosività, anche se il primo possesso è per la Carpegna Prosciutto Pesaro, proprio con Drell su cui c'è grande pressione. Filipovic consegnato per Robinson, Gentile, ecco la partenza ancora in quintetto, uscita dai blocchi da parte di Filloi, come la gira bene Pesaro questa palla in attacco ed è 3-0, proprio firmato Henry Drell. Con un ottimo flusso, con un ottimo ritmo di gioco, trovano Drell libero da tre. Spisso dalla parte opposta per pareggiare immediatamente, primo ferro per Marcolino, che il 5 di febbraio ha compiuto 26 anni, che tutte le gare della sua carriera in Serie A ha giocate con la maglia della squadra della sua città. Justin Robinson, Pesaro non vuole andare via di qua senza averle provate tutte, e intanto parte 5-0. Puoi stare tranquillo che lo faranno, lasceranno fino all'ultima goccia di sudore su questo parquet, sono esperti, hanno le carte in mano per poter giocare la propria partita. Nessuno in questo inizio di partita nel pregare ha parlato di Benzius, che qui è coppiato con Robinson e che non può non attaccare. Questo ragazzo merita una menzione durante la partita. Gentile allo scadere, è il suo momento, l'abbiamo detto, avere tra le sue braccia il piccolo Ferdinando ogni giorno gli sta dando una tranquillità che forse non ha mai avuto in carriera. Poi sulle qualità tecniche, al netto degli infortuni e delle sfortune avute in carriera, non c'è mai stata discussione. Fischio degli arbitri lontano dalla palla, va giù Drell, fallo di Barnell. E qui c'è già uno dei primi duelli della sfida, ovvero Spalacanestro Kane contro Bilan, due centri che hanno caratteristiche fisiche e tecniche diverse. Fallo nel frattempo sul taglio di Drell da parte di Barnell. Si apre Tyler Kane, ovviamente non pericoloso da quella posizione. Filloi per Justin Robinson, occhio poi all'ingresso anche di Gerald Robinson dalla panchina. Drell da lontanissimo, hai capito il ventenne di Tallinn come inizia la sua prima partita di Final Eight? Pick and roll, passaggio dietro, che di solito è l'uomo più libero perché il difensore viene attratto, e Bell pulisce per la seconda volta. Barnell, che ovviamente essendo a giocarsi una chance importantissima dopo la già ottimata cantolina, vuole attaccare subito il numero 3, che viene invece fermato in penetrazione dalla parte opposta. Filippo di prima intenzione, tabellata, forse una spinta su Kane da parte di Bilan, sceglie meglio l'americano ex Brescia Varese il timing per saltare, ed è fallo del numero 2. Soprattutto anche qui in difesa Pesaro chiude bene, poi parte contropiede, viene fermato, sì, giustamente, fallosamente, dopo che Filipoviti aveva ricevuto il pallone sui tre punti e scoccato la tripla in transizione. Drell aveva detto: finché non ho avuto la mia possibilità ho anche pensato di andarmene da Pesaro. Guardate Repescia come ha trasformato questo ragazzo, fino a quattro giornate fa praticamente inesistente o quasi. Filipoviti, errore, rimbalzo in attacco di Kane, ancora Drell col fallo subito un'altra volta da parte di Benzius, il ragazzino scoperto, poi portato in Italia, Federico Perego, che sì, l'aveva avuto nel Bamberg, perché di fatto cresciuto nel Bamberg a livello giovanile, entusiasmando tutta l'Europa. Come ha iniziato questa gara? 9 su 14 da 3 punti nelle ultime giornate, presente comunque anche in difesa, almeno in questo inizio di gara, e che ha cominciato il suo periodo positivo proprio giocando contro Sassari. Da lì in poi un crescendo di partite, anche contro Cantù, un 4 su 4 da 3 con 17 punti, sempre più incisivo, sempre più convinto. Si era preso una botta per chi si fosse perso l'immagine di Yasmin Repescia, che in una partita da una manata, una badilata con la grandezza delle sue mani ad Henry Drell. Da lì evidentemente è scoccata una scossa che ha portato il numero 3 ad essere determinante, anche 12.4 rimbalzi nella vittoria a Trento. Barnella vuole portarlo a scuola sotto canestro, non ci riesce. Poi c'è Miro Bilan, che alla sua velocità fa sembrare semplice la trasformazione di questo canestro. Drell però tiene in difesa Barnell in post basso, poi Bilan corregge. Altro tiro da lunga distanza per una Carpegna che con Justin Robinson riscrive adesso il massimo vantaggio, fatto di 9 lunghezze, incredibile, alzi la mano, chi si aspettava un inizio così di Pesaro. Bilan, penetrazione, scarico, finta di Benzus, esitazione, poi fino in fondo, non c'è fallo, non è stato lui l'ultimo a toccare il pallone, quindi ancora 8 secondi per l'attacco del banco di Sardegna. Benzus parte in penetrazione, poi non tiene la palla aderente al corpo, il difensore gliela tocca, rimane ancora comunque in possesso di Sassari. Le mani di Marco Spisso ad effettuare questa rimessa, vediamo se muove qualcuno per una serie di blocchi, di tagli. Taglia Barnell, che prova il
tentativo a canestro con il passaggio volante, non esattamente ben giocata questa azione, discreta invece la tripla di Henry Drell, che poi va dall'altra parte del campo a prendersi il 5 di Justin Robinson. Pauroso inizio della VL, 16-4 timeout, Gianmarco Pozzecco nel segno più che mai degli 11 punti in 3 minuti e 10 di Henry Drell. Pazzesco! Tra l'altro Pesaro è una delle squadre che utilizza maggiormente il tiro dalla lunga distanza, poi soprattutto quando trovi le mani di Drell, che è uno specialista di questo fondamentale, ha sempre avuto nel suo DNA, ancora meglio. Immediatamente la prima tripla realizzata, grande fiducia, un tiratore come lui segna la seconda, a quel punto diventa veramente una macchina da guerra e 3 su 3 è servito. Sandro, offensivamente è una macchina da guerra, difensivamente sta costringendo Jason Barnett a 0 su 3 dal campo, a qualche forzatura, anche un po' di nervosismo perché giochi contro un ragazzo giovane a cui magari hai voglia di far vedere, no, di essere più pronto, di essere più sul pezzo all'inizio di una partita così importante. Barnett è uno degli elementi chiave della formazione di Gianmarco Pozzecco. Guarda come è iniziato subito a levargli fiducia Drell. Assolutamente, quando la partita salirà di intensità fisica, allora vedremo come sarà, come l'affronterà il giocatore estone. Fino a quel momento sta viaggiando praticamente a tutto vapore. Quando sei giovane e spensierato ti riescono i primi tiri, poi ti sembra di vedere tutto molto più facile, molto saggio Sandro Repone dire vediamo poi durante il proseguo della gara quando si inizierà a fare veramente sul serio anche dal punto di vista fisico. Ancora fischio da parte degli arbitri lontano dalla palla, l'arbitro Baldini che fischia il fallo di Ariel Filloi, e questa coppa l'ha vinta lo scorso anno con la maglia oro granata della Reier. Palla del numero 5 Filloi, primo fallo. Tanti i minuti in campo per il 33 di Cordoba, ma ormai italianissimo a tutti gli effetti, 24 di media in questa stagione determinante contro Brescia, 4 partite fa, sfiorando peraltro il suo massimo in carriera, ma bene anche a Trento, 10 punti e 5 assist nell'ultima uscita. Qui in difesa su Barnell, Gentile, cambio di lato rapidissimo, Spisu con spazio, il gioco della Dinamo produce subito una tripla. Palla dentro, difesa collassata, allora la palla viaggia per linee perimetrali e trova l'uomo libero. Passi questa volta di Drell, Sassa riesce molto bene dopo questo time out che ci racconta Ettore De Lorenzo. Un time out di coach Pozzecco per tranquillizzare soprattutto i suoi giocatori. The ball is heavy, ha detto, la palla è pesante, ma voi giocate palla su palla e vedete che tutto si metterà sul binario giusto. Insomma, tranquillizzare i giocatori. Grazie Ettore. Ieri nella seconda partita tra Venezia e Bologna, metro arbitrale che lasciava molto spazio al fisico e alle giocate, questa sera invece già tanti fischi ad interrompere le azioni. Come dicevamo ieri, ci si deve adeguare. Barnett però sbaglia anche questo, il quarto tiro consecutivo sbagliato la sua partita. Drell con superiorità numerica fino in fondo, mano mancina coast to coast di Henry Drell, qui poi viene detto di non toccare il pallone dopo aver segnato. Oh, però ragazzi, bisogna sempre farne 13 con il 100% al tiro per uno che ha un massimo di 17 in questa stagione e ne ha già 13 in meno di 4 minuti giocati. Sorprendente a dir poco. Ha acquisito immediatamente fiducia dopo quel primo tiro realizzato e la colpa di Sassari è quella di avergli fatto prendere proprio questa fiducia. Adesso vediamo come sarà possibile arginarlo. Ricciolo di Spisu, non facile avere a che fare con Justin Robinson, baricentro ancora più basso di quello di Spisu. Barnell allora prova ad allontanarsi dal ferro laddove ha diverse difficoltà. Bravo qui l'ex canturino, il 23enne della Florida, a segnare dalla lunga. Restituisce Pamper Focaccia, anche lui da tre. Robinson per Drell, Barnell non gli vuole concedere neanche un centimetro adesso, costretto a dar via il pallone per Filippovici che alza la parabola, questa Pesaro la sbaglia, rimbalzo di Spisu, buon senso della posizione, apertura subito per Stefano Gentile che chiude il palleggio, va da Spisu, i due continuano a scambiarsi il pallone, Sassari però deve ancora costruire la sua azione offensiva, il blocco di Bina che viene ignorato da Stefano Gentile, niente pick and roll, ancora tanti palleggi da parte del numero 22 che poi mette in difficoltà Binan là nell'angolo oltre l'arco, tanti palleggi per avvicinarsi, Kane però non gli rende la vita facile, a quel punto ne esce stravincitore Barnell perché in mezzo a due giocatori di peso strappa rimbalzo e subisce anche il fallo. Ma la difesa di Kane è stata qualcosa di eccezionale, ha rotto l'allineamento, Bilan vuole andare in post basso a ricevere palla, è stato costretto a prenderla fuori da tre punti e andare poi a guadagnare la posizione in palleggio. Questo è un punto a favore della difesa di Kane che lavora bene sulla linea di passaggio. Poi dall'altra parte tiro sbagliato, forzato, ma Barnell è in posizione rimbalzista. Drell, prima vera sbavatura della sua difesa.
fuori Robinson Justin, dentro Robinson Gerald, il cambio scelto da Jasmin Repiša, si apre Benzius contro Filipovitis, Pissu torna dalla punta alla testa del logo della Lega Basket a metà campo, palla addirittura dietro la schiena per Miro Bilan, che non è fortunatissimo nel tiro da tre punti qua, giocatore peraltro da 5 su 7 in stagione, neanche malaccio per essere un 5. Filloi, mano armata, Pesaro continua a martellare da lunghissima distanza, adesso però due errori consecutivi da lunga distanza, ma Sassari è già di là ed è di là con Benzius che attacca Filipovitis, palla canestro, tanti palleggi con la mano a sinistra, insistiti, tira un allontanamento difficilissimo con errore, Drell unico lì in, da quelle parti a prendersi il rimbalzo comodo comodo. Filloi, Robinson, Pesaro fa tutto a una grandissima velocità ancora con il tiro da tre punti, questa volta un po' forzato soprattutto guardando al cronometro. Bornell passa dietro, rischia il tiro ma non la penetrazione. Benzius dall'arco, c'è una storia legata alle triple di Benzius che è incredibile, che per me lo rende al di là delle sue percentuali il miglior tiratore da tre del campionato. Tra poco magari vi spieghiamo anche perché. Robinson con Spissu che voleva la violazione di metà campo, non secondo gli arbitri, che in parte da lontano, ultimi 9 dell'azione, spalla canestro contro Bilan, duello fantastico tra i due lunghi, cambio di scelta del lato, ma a quel punto Kane, pur non commettendo passi, è chiuso da una strepitosa difesa di Bilan. Partono in contropiede, poi il pallone rimbalza troppo forte nelle mani di Burnell da parte del passaggio di, da parte di Spissu, e la maglia gialla di Pesaro tocca però quella palla lì, lo vedete qui Filloi che cercando di recuperare finisce fuori dal campo e Spissu ha rimessa da fondo. Hai visto come se le stanno suonando i due lunghi, dall'altra parte anche Bilan bravissimo. Bellissimo. A togliere spazio all'iniziativa personale di Kane. Santa, abbiamo detto tra Brindisi e Trieste ci vorrebbe un po' di ritmo, cerchiamo di vivacizzare un po' la partita nel primo tempo, qui ragazzi rallentiamo perché altrimenti si scoppia l'intervallo. Assolutamente, sono belli carichi, la voglia di giocare tanta, la voglia di cercare di esprimere il massimo del proprio basket, del proprio talento, di tutto quello che hai fatto per preparare queste gare, e qui presente è palpabile. Cambi da una parte all'altra, dentro Carlo Zesfino, torna anche Justin Robinson, mentre sul parquet anche Kruslin per Gianmarco Pazzeco. Bilan al rallentatore, modello Moviola, ma più efficace di così è impossibile. Due comodi, Sassari la riapre a meno 3 adesso dopo che era finita anche sotto di 12 con un parziale di 11-2. Sfuriata iniziale di Pesaro, che però Sassari in queste ultime azioni riesce a spegnere un po'. Anche perché Pesaro si è molto intestardita nel gioco dalla lunga distanza, non cercando più comode conclusioni da due punti, come in questa circostanza da parte di Justin Robinson, peraltro sbagliata. Spissu, raddoppio, senza cambio, perché poi Kane torna molto bene su Bilan. Guardate, due, come ci aveva detto Sandro Ripoll, che continuano a distanza con l'elastico. Lo show, l'aiuto, rientro su di te a darsele con un livello di gioco difensivo e di attenzione proprio mentale splendido. Sono due giocatori comunque esperti, comunque veterani del parquet. In questo momento usano tutti i trucchi in loro possesso per cercare di anticipare, di rovinare e di distruggere il gioco dell'avversario. Allora, caro Sandro Ripoll, se sei d'accordo parliamo di Eimantas Benzius. Ok. Anni 30 da Klaipėda, lituano. Fin qui insieme a Burnell, maggior impatto in assoluto per giocatori arrivati la scorsa estate alla Dinamo. Primo anno però in Italia dopo una vita praticamente in patria, solo 3 anni passati in Spagna. 4 ventelli nelle prime 6 giornate. 8 in 17 gare di campionato. I suoi 18 di media potremmo dire che con il 62 invece è con il tiro da 3 punti che sta dominando la sua stagione. 108 triple tentate dall'inizio del campionato, vuol dire 6 tentativi e mezzo a partita da 3, con l'incredibile percentuale, tirando 6 volte e mezzo, del 51%. Gigi Datome, che è il miglior tiratore da 3 del campionato, col 58%, ne ha 55 di triple tentate, cioè lui è al doppio ed è molto vicino al miglior tiratore da 3 in Serie A. Scegli tu l'aggettivo, perché per me Benzius è il migliore di tutti in assoluto. E il terzo per triple, poi, come hai detto tu, tentate nel nostro campionato, e ha una particolarità: ogni volta che fa canestro da 3 punti si bacia il polso destro, perché sul polso ha tatuate le date di nascita di sua figlia e di sua moglie, e quindi è un gesto che compie ogni volta che realizza una tripla.
e poi in 2-7 che la fa andarvi anche in questo modo, che non solo tira da lunga distanza dopo il time out. Come esce il banco di Sardegna, come meglio non poteva, e la gara adesso è lì ad un solo punto, definitivamente riaperta, forse che poi una gara non possa mai considerarsi chiusa ad inizio del primo periodo. Kane ad attaccare Bilan, ancora cambio di piede, ma un'altra volta c'è la direzione dei passi. Bilan sta scrivendo un trattato difensivo su Kane. Sì, Kane è un ottimo difensore, ma anche Bilan sta dimostrando di non essere di meno. Esce Bilan adesso, entra il neo acquisto in casa Sassari, ovvero Hep, che è un giocatore che se sta bene, se portato in condizione, può risultare veramente un'aggiunta pazzesca per la squadra dell'isola. Sandro, sai che forse nemmeno Milano con Heinz e Tarceschi ha due lunghi così potenzialmente impattanti nel nostro campionato come ha adesso il tuo amico Gianmarco con Hep e con Bilan. Hep, che a Cremona aveva entusiasmato tutti, ha iniziato la stagione seguendo Meo Sacchetti e poi arrivando adesso alla corte di Pozzecco. Delfino sbaglia in contropiede, altro recupero, possibilità per Sassari di mettere addirittura il naso avanti con Benzius, vicino al ferro, eccolo qua materializzato il sorpasso e il primo vantaggio del banco dall'inizio della gara. Tiro fuori equilibrio di Pesaro, uno contro due, poi il contropiede, palla rubata ancora da Gentile, che va fino in fondo, facile facile, Repescia resta impietrito a guardare i suoi che non tornano. Stefano Gentile, primo canestro appoggiato dopo due recuperi, quarto punto della sua partita. Robinson che dice non stacchiamo la spina proprio adesso dopo questo incredibile inizio, canestro segnato, fino in fondo e anche fallo subito. Parziale pazzesco dal 16-4, adesso col canestro di Robinson, prima del canestro di Robinson era 17-2 il parziale aperto in favore di Sassari, che appunto la penetrazione col fallo subito da parte di Robinson hanno chiuso. E Stefano Gentile viene richiamato in panchina al suo posto Toni Katic, altro giocatore croato chiamato da Gianmarco Pozzecco. Già conosciuta al Sede Vita quando il Poz era lì assistente, è lunga la batteria di giocatori che il Poz aveva conosciuto e che in qualche modo qui stanno ripagando quello che il Poz ha riversato su di loro, perché Kruslin, perché Katic, perché Bilan, e tutti sono un successo dell'allenatore del banco di Sardegna. Spissu ha troppo spazio per non prendersi la tripla, una sentenza, non sarà Nando Gentile come ha detto giustamente Stefano Michelini, ma Marco sente questa maglia cucita letteralmente sulla pelle con un'identità veramente incredibile e unica. Zanotti torna a far andare il tabellino di Pesaro da tre punti, la partita si anima, 24 pari, stupenda, punteggio altissimo quando manca ancora un minuto intero da giocare nel primo quarto. Fallo nel frattempo speso da parte di Drell, cercando di mettere pressione su Benzius, che manunetta Zanotti con il canestro appena realizzato, pensa sotto le gestioni precedenti quando c'era per esempio Bonicioli, addirittura schierato da numero 3, un giocatore che ha tre ruoli nelle sue corde, adesso viene utilizzato spesso da lungo, da 5, da 4, però garantisce diverse opzioni e il quintetto di Pesaro, se vedi le ali e i lunghi, è veramente dotato di centimetri, cosa che non si può dire magari tanto guardando la regia con Robinson, che per la prima volta forse trova un pari statura come Spissu. Sandro, abbiamo parlato dall'inizio di questa manifestazione anche della bravura fuori e dal campo, dietro la scrivania dei vari general manager che hanno composto, che compongono di anno in anno le varie squadre, forse possiamo dire facile, avendo anche quel budget, il lavoro di Ettore Messina, Cristo Stavropoulos, abbiamo parlato di Simone Gioffre, abbiamo parlato di Federico Casarini, del blocco di tanti giocatori confermati da Venezia ogni anno, mentre Pesaro fallisce una tripla, è Federico Pasquini a Sassari che ha costruito tutte le squadre e che hanno vinto negli ultimi anni. Mentre c'è un fallo ancora lontano dal canestro, beh, i giocatori falliti sono pochissimi da parte di Federico Pasquini e tutto il management del banco, anzi Federico Pasquini che poi si è alternato tra ruolo di manager e anche quello di allenatore. Hai detto una cosa giustissima all'inizio di questo discorso, ovvero non è facile fare una squadra, è chiaro che quando hai più disponibilità economica puoi permetterti di scegliere tra più giocatori, poi la chimica di squadra va messa a posto, perché non è che ho i soldi, compro quello che voglio e andrà bene, no, ci vogliono giocatori che vadano bene con altri come un puzzle. Questa è la bontà dei nostri dirigenti, il fatto di riuscire a trovare giocatori in campionati sconosciuti o comunque poco visti e poco conosciuti al pubblico, che riescono a giocare e essere
producenti qui nel nostro campionato. Poi tanti, tantissimi nel corso degli ultimi anni sono anche andati all'estero a fare le fortune delle squadre straniere, oggi in Eurolega, ma insomma sono veramente tanti i manager italiani, e tornando indietro Maurizio Gherardini forse il primissimo in assoluto, no? Che ha preceduto questa generazione. Insomma, il discorso sarebbe molto lungo, qui intanto falla in attacco, torniamo giustamente a concentrarci sul finale del primo quarto, andiamo a rivedere Benzius contro Filipoviti, un braccio sinistro in effetti sposta a quello dell'avversario. Si sono parlati i due arbitri perché uno stava fischiando sfondamento, falla in attacco, e l'altro invece stava fischiando un fallo alla difesa, poi ha prevalso la linea che vedeva fischiare un fallo in attacco e Pesaro può ripartire. Siamo veramente un punteggio estremamente alto in chiusura di primo quarto. Pesaro potrà praticamente andare fino in fondo, passa dietro Katic, ma c'è spazio per Robinson, cortissimo, solo maglie bianche, a rimbalzo step per Kruslin, Spissu arriva da dietro rimorchio, arresto, tiro allo scadere, lottano Hep e Delfino, finisce 26 per il banco di Sardegna, che è stato sotto anche di 12 punti contro il 24 di una Pesaro che ha iniziato in modo strepitoso con Drell, mentre c'è un fallo tecnico per Gianmarco Pozzecco a quarto, già quarto, intanto aver già segnato un punto a tabellone. Si riprende a giocare nel secondo periodo, anche qui equilibrio, un po' come è stato l'inizio e anche per lunghissimi tratti della partita nella sfida precedente tra Brindisi e Trieste, prima che poi la squadra di Frank Vitucci accelerasse nell'ultimo periodo grazie agli sconti, a Udom, a Krobali per chiudere la partita, staccare il biglietto per la semifinale in attesa proprio o del banco di Sardegna o della VL alla fine di questa partita. È lunga, ce la godiamo, Spissu. Vediamo se decide di aprire il palleggio per attaccare Robinson. No, arriva Kruslin a dargli una mano, il tocco da dietro, Carlos Delfino lanciato in contropiede con la schiacciata a danni 38 in campo aperto, veramente come se fosse un ragazzino, soprattutto molto furbo ed esperto a rubar palla da dietro con il più classico e semplice dei tocchi, che però si trasforma in due punti in contropiede. Poi arriva un tocco che consente ancora al banco di restare in attacco, sorpassi e contro sorpassi qui Carlos Delfino con la schiacciata a una mano, anche qui le tante storie di cui parlavamo nelle prepartite che si intrecciano tra gli allenatori e i giocatori in campo. Carlos Delfino uno dei più esperti in assoluto dell'intero campionato, qui Hep che va via, Zanotti cambio di mano, poi addirittura rimbalza in attacco di Treyer che produce il canestro segnato e il fallo subito, perché se giovane e assolutamente da scoprire Henry Drell, lo è anche l'altro numero 3 dall'altra parte, caro Sandro De Paul, perché Kaspar Treyer ha tanto davanti a sé in carriera, ancora da far vedere. Connazionale tra l'altro di Henry Drell, faranno parte della nazionale estone dei prossimi anni, 10 punti contro Pesaro al ritorno, giocato poche settimane fa nella partita che ha visto vincere nettamente Sassari in casa. Ormai italiano questo ragazzo nato in Estonia, è arrivato giovanissimo, prima Moncalieri nelle giovanili, poi supera Ravenna in A2, il Poz lo usa non necessariamente con il contagocce, questa è una delle partite dove acquisire esperienza, una partita da dentro fuori che vale già tanto a metà della stagione. Delfino, 5 secondi ad attaccare Hep, si crea lo spazio, passo non è tiro ma è passaggio e tripla con spazio, che bene ha fatto a prendere Filipoviti al di là del fatto che non sia entrata. Ha organizzato benissimo il tiro Delfino richiamando aiuti difensivi, quindi trovando poi le mani del compagno libero Filipoviti, che in questo momento, nonostante 9 minuti di gioco finora, ha ancora un po' le polveri bagnate perché sono 0 i punti per lui. Dalla settima all'undicesima giornata ha dominato il 24enne ungherese con quasi 13 rimbalzi di media e con tutte le gare chiuse in doppia cifra a rimbalzo, addirittura 17 con Varese. È un ragazzo di 24 anni il cui papà era stato allenato da Jasmin Repescia già in passato. Hep sotto canestro, proprio per ricordare che se non c'è Bilan c'è Hep e quindi il risultato cambia ben poco. Ma la squadra lavora bene per pescarlo solo. Gerald Robinson che va via in slalom in quell'area che Hep non riesce a chiudere e che vede proprio l'ex Cremona colpevole di aver speso il fallo. È un giocatore, tra l'altro Robinson, che avrà rimpianto probabilmente a Pesaro perché ha dato un contributo importante per permettere a Pesaro di essere qui competitiva a sostituto di Massenat, veramente pronto con le valigie, già il 15 avrà il contratto pronto in Francia, però sta dando una grossa mano
ai colori della squadra in cui gioca. Un peccato, va detto, anche se indice di grande professionalità, il fatto che nelle ultime settimane abbia giocato molto molto bene. Justin Robinson invece sta giocando bene dall'inizio di questa stagione, il piccolo play tascabile di Jasmir Repescia che fa tenere lì in partita attaccata l'avversario e la sua squadra. Stefano Gentile passa dietro il blocco a destra, poi subisce il contatto di Robinson. Bravo Stefano Gentile in questa penetrazione con fallo subito. Sì, usa bene il blocco, il pick and roll, il blocco sulla palla, tenendo lontano il difensore Robinson, che poi da dietro va a toccarlo sul braccio, sul palleggio, e viene fischiato il fallo. Quintetto adesso Sandro di Gianmarco Pozzecco, addirittura con tre potenziali playmaker in campo, sono Kate, Gentile e Kruslin, e poi Hep ovviamente da 5, con Kaspar Trajer a completare i 5 scelti. Quell'area è affollata e Katic finisce per perdere il pallone, poi Delfino con Kruslin che si mette lì semplicemente in attesa dell'errore dell'avversario. Molto bravo il numero 6. Delfino aveva già visto cosa stava succedendo, perché purtroppo però per lui era in troppo in anticipo il pallone, e è stato bravissimo Kruslin a rubargli spazio e a fargli commettere così l'errore. Katic. Adesso Stefano Gentile con la palla che resta fuori dall'arco dei tre punti. Il numero 3 si apre, non si fida di prendere il suo tiro, anche perché ci sono le lunghe braccia di Zanotti che gli impediscono, no, di avere una visuale perfetta verso il canestro. C'è una deviazione, 10 secondi alla fine dell'azione, mentre Repescia chiama il cambio dentro l'area Filoi, fuori Gerald Robinson. Sassari ancora il possesso offensivo. Sassari ancora pronta con Katic su rimessa da fondo. Jasmir Repescia vuole le braccia alzate da parte dei suoi per impedire un facile tiro, figurarsi una tripla, questa fa male, più 5 Dinamo. E ruba palla ancora Katic, andando a realizzare il più 7, massimo vantaggio dall'inizio della partita per Sassari, che adesso alza a dismisura il livello della sua intensità difensiva, quasi terzo recupero consecutivo. Pesaro qui prende una bella botta di energia da parte dell'avversaria che in un amen fa più 7. Sorpresa l'attacco di Pesaro da questa intensità difensiva, da questo press di Sassari esteso, e quindi gli ha permesso quasi di recuperare due palloni, quasi il terzo. Eccolo qui il terzo che Delfino non riesce ad evitare. Jasmir Repescia non può che chiamare time out. Che scossa da parte di Sassari. Vedi perché Gianmarco Pozzecco ha preso tecnico alla fine del primo quarto. Ecco cosa ha prodotto il tecnico del tuo amico Gianmarco. Battute a parte, Sandro, ma a volte serve anche questo, eh. Poi non è magari il caso specifico, però a volte voi allenatori, e ti definisco tale, forzate un po' questa situazione, no? Ti ringrazio che mi hai definito in questa maniera. Qualcuno potrebbe offendersi di quelli che allenano veramente. Scherzi a parte, queste sono delle tattiche ogni tanto che gli allenatori usano. Non era il caso di Gianmarco, ok? Non Chiaro. Era quello che voleva fare. Però gli allenatori, specialmente quando la partita sta andando in una certa maniera, cercano di condizionare l'arbitraggio facendosi fischiare un tecnico. Qualche volta questa mossa può sortire degli effetti, altre volte un po' meno. È rapidissimo Katic andare a rubare palla come un serpente dalle mani poi di un playmaker come Robinson, e qui lo stesso Kruslin a lavorare bene con le mani sul palleggio di Delfino, un altro giocatore esperto che non è che puoi sorprendere così facilmente. 4 punti in un amen veramente, con la difesa estesa grazie all'aggressività difensiva, tutto cambia. Ed è un momento pazzesco quello del banco di Sardegna. Allora sentiamo cosa ha detto Jasmir Repescia ai suoi. Ettore. Beh, ha scritto una parola sulla lavagnetta. Non era uno schema, erano due paroline. Non nerve, nel senso non vi innervosite, perché le ultime tre azioni le avete viste, hanno perso palla banalmente. Di stare più calmi in questo, dal punto di vista dei nervi, e poi in attacco di far girare più il pallone. 9 giocatori di Sassari a segno dall'inizio della partita, praticamente tutti quelli che Gianmarco Pozzecco ha mandato sul parquet, nessuno escluso. È un altro dato, un altro segnale prima del gran canestro di Justin Robinson, di come Sassari, qualunque sia l'interprete che ha nei 5 sul parquet, abbia giocatori potenzialmente sempre decisivi. È decisivo è anche Justin Robinson quando la sua squadra va male, per cercare di risollevare le sorti. Kruslin, non c'è dubbio, intanto dopo la tua affermazione, 13 per Justin Robinson con 5 sotto dal campo e anche 2 assist. Qui sapeva che il tiro era uscito corto dalle sue mani.
Vediamo cosa dicono gli arbitri, se, che sul tentativo di recupero di Filipovic a rimbalzo, cioè la linea di fondo pestata. Se riesce a catturare il rimbalzo Filipovic, ma poi non ha l'equilibrio per tenere la palla in campo. Pep addirittura nell'insolita condizione di portar palla, poi tutto risolto con la stessa che passa nella metà campo e che arriva tra le solide mani di Stefano Gentile, che manda via Trier, vuole che salga Katic, ma il tutto per poter servire il numero 3 spallacanestro, perché accoppiato con aria il Filloi è dotato di più fisico, poi tutto bene fino alla fine, Trier va corto, anzi poi arriva il fischio che premia Pesaro in difesa. Gentile guida il suo compagno col telecomando, dice: vedi, sei marcato da uno più piccolo, vai spallacanestro, gli fa arrivare il pallone. Trier fa benissimo tutto, un ottimo movimento con finta di reverse che sbilancia Filloi, ma poi il tiro arriva corto e la palla poi alla fine torna nelle mani di Pesaro. E allora si riprende a giocare con Pesaro sotto di 3 possessi, 7 punti, ma tutto il margine di questo mondo per poter riaprire una partita che la stessa UL aveva iniziato in una maniera incredibile. Filipovic vuole andare da Robinson, in realtà entrambi vorrebbero andare da Kay, ma Bilan cancella almeno l'inizio di questa ipotesi. Kay deve addirittura cambiare mano e andare con quella mancina, il risultato non cambia. Kane ancora non riesce a sbloccarsi, vediamo se lo fa Stefano Gentile con questa tripla di prima intenzione, no, ma poco cambia rispetto allo strepitoso lavoro che i lunghi di Sassari stanno facendo in difesa. Poi Justin Robinson è semplicemente un folletto imprendibile stasera, che fa meno 4. Con il piccolo di Repesa bisogna accoppiarsi immediatamente, perché in campo aperto Pesaro è una squadra che adora correre, riesce ad arrivare dall'altra parte senza nessuno che le ostacoli, va a realizzare da 3. Katic palleggia, resta e tiro altezza della linea del tiro libero, errore, adesso è Pesaro che si è ripresa parte dell'inerzia che aveva all'inizio della sfida. Kenny consegnato per Filloi, Ricciolo fino in fondo, mano sinistra, Ariel Filloi, così la chiude anche col fallo subito. Ariel Filloi che trova la penetrazione, sa dove andare a mettere i piedi per andare ad evitare le maglie difensive e fino sotto di sinistro in quel piccolo Pertugio che ha lasciato libero la difesa di Sassari. Andiamo a vedere come l'espertissimo giocatore italo-argentino va a chiudere, arrivato ormai in Italia una vita fa nel 2002, non se n'è più andato, era partito dalla C2 a Sassari, guarda come si ricollega, no, in questa sfida il passato per esempio di Ariel Filloi, ed è arrivato allo scudetto e alla nazionale. Filloi non è sicuramente un giocatore tra i più spettacolari, magari tra quelli che verranno ricordati per forza nella storia del nostro campionato, eppure gli scudetti sono arrivati, le vittorie sono arrivate, anche poi con le presenze con la maglia azzurra. Sandro, è un giocatore che ha imparato, è diventato grande in Italia grazie alla complicità dei nostri tecnici, della bontà del lavoro eseguito e svolto in palestra, e lui ha saputo crescere di livello nella fase più tarda della sua età, della sua evoluzione cestistica. Ettore De Lorenzo, a te. Molto breve, solo per dire: abbiamo smesso di giocare, dobbiamo far girare la palla, non dobbiamo prendere il primo tiro che ci capita. Ariel Filloi, dopo questo time out, ha ovviamente l'opportunità di chiudere il gioco da 3 punti, a penetrazione chiusa con la mano sinistra, da vedere e rivedere, qui non trova invece alla fine i 3 punti, ma Bilan tocca con nessun avversario che in realtà gli stava contestando quel possesso. Resta incredulo da capire perché il possesso è per la Carpegna Prosciutto. Pesaro può sfruttare ancora un attacco con Bilan, come dicevi tu, non è riuscito a trattenere. Intanto ha aperto il parziale di 7-0 da parte dei giocatori maglia gialla. Guardavo giusto quello sul foglio, dal 38 al 29, al 38 al 36. Adesso Filloi che può continuare ad alimentare, dando questo passaggio a Justin Robinson. Segnati 19 in 13 minuti. Clamoroso Justin Robinson sul parquet del Mediolanum Forum in questo quarto di finale. Barnella che torna sul parquet dopo tanto tempo, anche un po' arrugginito, stando tanti minuti in panchina. Pesaro completa una rimonta andando a più uno, un parziale di 10-0 aperto che Delfino fa diventare di 12-0. Che Pesaro in questa partita! L'esperienza dei veterani della squadra marchigiana sta facendo la differenza.
Si va a strappi da una parte all'altra, Bilan batte Kane che non riesce poi a levargli del tutto il pallone, Barnet sbaglia qualcosa di forse clamoroso, adesso un po' in bambola la squadra di Gianmarco Pozzecco, stordita dai canestri di Justin Robinson a cui non riesce questa ennesima magia, c'è rimbalzo in attacco che non viene trasformato, Filipoviti poi al volo col ferro che non è suo amico un'altra volta. Non è suo amico, le mani fredde, forse eccessivo nervosismo questa sera fino a questo momento per Filipoviti che sbaglia un canestro da sotto, poi nonostante la palla torni in mano al volo cerca di convertire ma non ha buona sorte, fermato poi nel frattempo in transizione l'attacco sardo da un fallo. Qui due volte Filipoviti con la capacità anche grazie a Kane che ha tenuto vivo quel possesso di andare al ferro, poi Barnell riduce lo svantaggio ad un solo punto. Puntigione alto, è straordinariamente alto, Sandro, 4 minuti a giocare e già 40-41 per le due squadre. Con percentuali veramente incredibili da parte di tutte e due le squadre. Sì, si tira praticamente al 50% totale dal campo! Carlos Delfino intanto ad animare ancora di più la sua serata. Che impatto anche per lui, 7° punto oltre a 2 recuperi. Spisso sulla pressione di Justin Robinson, cliente tutt'altro che facile per il numero 0 da gestire. Bina spalla canestro a metà strada fra l'arco dei tre punti e lo stesso tabellone. Poi il tocco non lo favorisce e c'è un buon recupero da parte della Carpegna. Bilan riesce finalmente a ottenere palla, va a lavorare con il movimento, questo movimento lo faceva all'epoca Kukoč, lavorando benissimo senza girare i piedi e il corpo a canestro, però Pesaro è attenta e non gli dà successo. Robinson questa volta preso da Gentile, non da Spisso che segue Ariel Filloi, adesso in possesso di palla dalla punta, va a sinistra, passa dietro, tripla di Filloi con un po' di sfortuna, Alfero sembra volerla cogliere, poi la rifiuta e allora il banco di Sardegna è già dalla parte opposta, tutta velocità, non c'è un attimo di respiro in questa partita. Barnell, spalla canestro, giro e tiro contro Delfino, tutta chiusa quell'area, sono tutti collassati appena arriva il pallone tra le mani del giocatore avversario. Sì, poi come dicevi tu, sono giocatori esperti che chiudono bene l'area e sanno dove mettersi anche in posizione di rimbalzo. Guarda Delfino come riesce a sporcare il tiro di Burnell e dall'altra parte Bilan alto, centimetri, statura. Ma davanti a sé ha un giocatore che lavora benissimo in taglia fuori. Comunque va a subire fallo, non gli dà una conclusione immediata e Kane va in panchina con tre falli. Oh, tante difficoltà per Kane stasera, poi Sandro, 4 rimbalzi, 2 falli subiti, 2 assist, una stoppata fatta, mancano soltanto i punti, a condire una serata comunque molto buona, Bilan intanto a cronometro fermo aggiusta un po' alla voce punti le ultime azioni del banco di Sardegna, che prima ha recuperato sotto di 12, poi è andato avanti di 9, poi si è preso un 12-0 di parziale, che Bilan adesso prova recuperando fino a meno 2 a chiudere. Partita a strappi fino a questo momento. Gerard Robinson si fa vedere Drell tornato sul parquet dopo un inizio pauroso da 13 punti immediati, Delfino che questa volta non arriva nemmeno al ferro e la palla torna comoda comoda nelle mani dei giocatori di Gianmarco Pozzecco. Uscita dai blocchi, gioco chiamato per Delfino che quasi da 7 metri e mezzo rilascia da 3. 20-16 il parziale nel quarto per i ragazzi del presidente Ario Costa che abbiamo sentito nel pregara. Bilan, mamma mia quanto è forte, quanto fa vedere davvero di fare tutto con estrema naturalezza e semplicità. Questo è un tiro difficilissimo in avvicinamento, Pesaro qui la muove molto bene, trova Carlos Delfino libero nell'angolo nel suo attacco, l'errore, rimbalzo di Barnell, superiorità numerica 4-3, Spisso non ne approfitta anche perché è lontano dal pallone, c'è un fischio che costa il fallo a Drell, occhio perché poi la protesta è plateale, contando i tecnici che sono già volati stasera, Drell farebbe fine a stare un po' calmino. È una sfida tutta fra giocatore Benzius, fra numeri 3-4, fra ali. Benzius che va a spalla canestro in contropiede e dall'altra parte Drell che cerca di andare a ostacolare la sua azione. Poi viene sostituito in questo momento da Filipoviti. Come anche lui, esatto, con tre falli. Come è uscito Kane in difesa, hai visto l'azione precedente, Bilan spalla canestro nella posizione che lui adora, cioè sul pettine della lunetta, canestro. Azione successiva, immediatamente post basso, ancora una volta in transizione per Benzius. Questo è il gioco della Dinamo.
Bilan è arrivato a 10 punti, 4 rimbalzi, 3 falli subiti, la solita devastante prestazione fatta di una solidità incredibile. La partita ha di nuovo Sassari padrona del punteggio, ma di 2 piccoli punticini che nulla vogliono dire all'interno di una gara così pazzesca. Punteggio altissimo e che Zanotti decide di riprendere alla voce di chi comanda nel punteggio per i suoi. Libero, il suo difensore viene risucchiato dalla penetrazione di Robinson. È un buon tiratore, 42% in stagione per lui. Zanotti aggressivo subito, vediamo se lo porta a spasso. Palleggio con la mano sinistra, piccoli passi ma importanti. Bravo Zanotti, poi va giù Delfino. Barnella al possesso di questo pallone. Binan anche tiratore dall'arco, corto questa volta sul primo ferro. Poi Gentile la tocca, ma il possesso è di Pesaro. Sì, era solo Soletto sotto canestro. Burnell, o meglio, aveva un difensore, ma era nettamente più basso. Ha preferito ricacciare la palla fuori invece di andare su deciso a concludere da sotto misura. Non è stata una buona idea perché Sassari alla fine non ha risolto nulla. Nel frattempo, tecnico fischiato a coach Repesa. È la serata del punteggio alto, dei tecnici. Giustamente, se lo prende Pozzecco, vuole che non risponda Yasmin Repesa. D'altra parte, due caratterini così morbidi, così, no? Affabili come i due allenatori questa sera. D'altra parte stava già protestando quando Drell si è visto fischiare il terzo fallo, no? 3 di Kane, 3 di Drell, un po' di nervosismo e alla fine arriva un'altra grande T sul parquet del Forum. Sì, e dopo i tiri liberi Pesaro può ricominciare la manovra. 47 pari, 90 secondi da giocare in un primo tempo, poi da commentare insieme a Maurizio Fanelli e Stefano Michelini, tutto fatto di divertimento e tanti canestri come quello di Gerald Robinson, che va fino in fondo, quasi a quota 50. E questo è quello che fa Robinson, ovvero penetrazioni per attaccare al ferro. Spissu proprio con Robinson, che ovviamente vuole mandarlo a destra. Spissu, Mancino! Ma cosa cambia? Se sei Marco Spissu e ormai sei in mentalità Eurolega. Ed è un buon difensore Robinson, ma sul pick and roll Spissu non perdona. Sono già 4 i giocatori all'intervallo, 2 per parte in doppia cifra, e Spissu è uno di questi con 11 punti, 4 assist, anche 3 rimbalzi. Poi c'è una linea pestata che ridà il possesso a Sassari, che nel frattempo aveva rimesso il naso avanti, 50-49. Troppo vicino alla linea laterale, Delfino si stava preparando per attaccare il centro dell'area, ma quel solito piede, spesso e volentieri i giocatori nella più classica delle palle perse vanno a commettere questo tipo di errore. Tante le palle perse di Pesaro quasi all'intervallo, già 9, un po' più contenuto il numero del banco di Sardegna con 5. Hep con Filipovic che non vuole farlo arrivare vicino al ferro. Hep allora è costretto ad un passaggio fuori per Stefano Gentile, a Zanotti davanti a sé, non può arrivare il tiro. Barnell nell'angolo, una serata molto complicata per lui, ma che almeno un po' sorride alla voce triple segnate, 2 su 3. Essere squadra, trovare i protagonisti diversi in ogni azione, questo lo sta facendo benissimo Sassari, lo sta facendo anche Pesaro, con qualche componente che è più evidente di altre, come per esempio il contributo offensivo di Robinson e di Drell, soprattutto nel primo quarto. Incredulo Yasmin Repesce per questa chiamata da parte degli arbitri, fallo di Ariel Filò in attacco. Anche Filò ha provato a far valere le sue ragioni, non conviene questa sera esagerare nel tentativo di far capire agli arbitri che il fischio possa essere stato eventualmente sbagliato. Si va fino alla fine adesso col banco che può cercare di aumentare ancora di un canestro il divario, fatto adesso di 4 punti. Hep molto bene, poi un po' si complica la vita, aveva forse di prima intenzione un tiro un po' più facile che non con quell'esitazione poi andare con un reverse complicato. È stato bellissimo il primo tempo dell'ultima sfida dei quarti, 53 per Sassari, 49 per Pesaro. Yasmin Repesce vuole cercare il alle mano, i tiri da 3 punti in Champions addirittura i numeri sono migliori che non quelli del campionato. Ormai ha raggiunto una dimensione internazionale questo ragazzo, ha una personalità veramente forte, poi con una grande identità come dicevamo prima con la sua terra. Se sanguina non ha sangue ma mirto, caro Dembinski. Raccogliamo questo sulla tripla di Zanotti che non trova il bersaglio grosso. Gliela diciamo a Spissu, alla fine della partita glielo chiediamo. Bilan innescato proprio dal numero 0, mano destra, mano sinistra, cambio di lato, va verso il tabellone. Un'altra volta è enciclopedico nel suo uno contro uno spalle a canestro. Con Repesa che deve lasciar fuori per problemi di falli Kane, Bilan può fare la voce grossa. Poi dalla parte opposta Pesaro a faticare non poco. Botta anche del tutto fortuita sul volto di Stefano Gentile che resta dalla parte opposta del campo.
Addirittura adesso Yasmin Repescia fa alzare dalla panchina Beniamino Basso. Ci sono quei problemi di falli per cui deve riproporre Zanotti al posto di Kane ad inizio terzo quarto, laddove spesso poi si costruisce un'inerzia che poi le grandi squadre portano fino in fondo, e Repescia ovviamente non vuole veder mollare i suoi proprio adesso. Assolutamente, questo è una cosa che abbiamo già visto durante l'anno, ovvero Basso chiamato a dare qualche minuto ai suoi lunghi, soprattutto quando c'è bisogno di spendere falli, quando c'è bisogno di dare un po' di respiro ai titolari. Andiamo nell'Etero De Lorenzo, Ettore. Anche per spiegare meglio questo cambio, perché si è infuriato Repescia con Zanotti, perché proprio prima di scendere in campo aveva chiesto a Zanotti i movimenti per marcare Billan sotto canestro, e chiaramente Zanotti non è riuscito a fare quello che gli aveva chiesto coach. E che Yasmin puoi anche spiegarlo a tanti giocatori ben più forti di Simone Zanotti, i movimenti per fermare Billan, poi però devi farlo. Il suo connazionale lo conosce benissimo, però Zanotti paga sia in termini di centimetri che di peso. Barnelli in post basso contro Delfino, lo show proprio di Basso, spissu, poi dalla lunga distanza, Ferro, errore, Filloi che innesca Delfino per passare la metà campo, Pesaro che sicuramente non si fa spaventare da un recupero di 6 punti, era stato ben più ampio quello già recuperato durante il primo tempo, poi Barnella in una chiara inerzia sassarese adesso, canestro segnato, fallo subito, libero, aggiuntivo in arrivo. E questa è un'altra caratteristica della squadra della Sardegna, ovvero cercare di correre il contropiede, cercare di guadagnare punti facili. Conduce Benzius, trova sulla sua sinistra Kruslin, che poi, questo vuol dire alzare gli occhi, avere la visione per guardare sempre davanti a sé, non guardare a terra. È un grandissimo vantaggio il fatto di vedere avanti il compagno Burnell che corre, riceve e va addirittura a realizzare col fallo. Sandro, che Jason Barnella a 23 anni sia ulteriormente cresciuto rispetto a Cantù, lo dice proprio la serata di oggi, non per gli 11 punti ma per i tanti problemi al tiro, 2 su 8 da 2 punti, poi vai a leggere, completa il tabellino, 4 rimbalzi, 4 falli subiti, c'è dell'altro oltre ai punti segnati, e sta crescendo chiaramente questo suo modo di essere giocatore totale. È un giocatore di una concretezza veramente unica e fondamentale nello scacchiere di Pozzecco. Se tu avessi scommesso all'inizio dell'anno su questo suo campionato, io non l'avrei fatto. Vero, vero, concordo e condivido su questa valutazione. Rimbalzo di Sassari, Benzius, mano armata da 3 punti, errore Parnell, rischia di prendere anche questa. Adesso Pesaro non deve deragliare, però in questo momento chiaramente di difficoltà. Delfino prova a buttarsi dentro, è tornato Kane, Filloi non riesce a far su questo pallone davanti alla panchina di Gianmarco Pozzecco, ma perché è spinto da Kruslin. Questa situazione di mezza transizione, Delfino si trova davanti, una buona difesa, scarica, poi viene a subir fallo Pesaro sullo scarico. Ha rischiato qui Delfino, con un passaggio quasi alle sue spalle e in volo. Non è una cosa da non fare, ne ha messe due insieme, Carlos Delfino, salvato da Filloi e poi dal fallo dell'avversario. Kane per il ricciolo proprio di Delfino, step back notevolissimo dal punto di vista tecnico, anche se con l'errore Filloi la tocca, Justin Robinson materializza l'extra possesso pesarese, importante per la Vuole trovare adesso la via del canestro. Kane non esattamente in modo super dinamico ma efficace, perché trova spesso sulla sua strada che lo può fermare solo con un fallo. Gioca bene il pick and roll Pesaro, vedete, con il ritardo del lato debole, e va a subire fallo sul taglio verso canestro. Ottimo il passaggio a trovare le mani di Kane. Pesaro deve trovare qualche alternativa offensiva, nel frattempo Kane non sfiora nemmeno il ferro sul tiro libero, deve trovare qualche alternativa offensiva, dicevamo al piccolo Justin Robinson, hanno avuto poco offensivamente parlando da Filipoviti e da Kane. Delfino per il momento è tranquillo, silenzioso, ma un giocatore esperto che sa quando è il momento magari di infilare la zampata. Spissu vuole ovviamente andare da Bina, anche Kane sembra non volersi preoccupare dei tre falli a carico, gli mette il fisicone dietro e gli impedisce un facile avvicinamento a canestro. Poi le mani di Benzius non sono solo fantastiche da oltre l'arco del 6,75, quanto è dolce in questo avvicinamento che dà 10 punti di vantaggio ai suoi. Magari da rivedere al primo replay, Filloi da lontano da 3 punti, importante, Ferro appena scheggiato, arriva Filipoviti, prende il rimbalzo, poi Filloi dentro ancora per lo stesso 35, poco convinta qua Pesaro, e Sassari poi si chiude nella maniera giusta leggendo quelle linee di passaggio, e adesso avendo una voglia pazzesca di arrivare su tutti i palloni. Sì, nel frattempo Pesaro deve dare una stretta
anche alle maglie difensive, perché il parziale di questo inizio terzo quarto dice 7-1 e cominciare a essere un po' più incisiva anche in fase difensiva. Eh sì, hai fatto bene Sandro, sottolineare questo parziale con cui Sassari si è ricostruito a un margine in doppia cifra. Spissu non riesce ad andare via a sinistra a Robinson, che ovviamente vuole mandarlo dalla parte opposta. Occhio però, perché Spissu nel primo tempo ha punito proprio con la tripla. Qui mi sembrava abbastanza netta e chiara l'infrazione di doppio palleggio, mi prendo la responsabilità di aver visto completamente male. Sassari in ogni caso ringrazia un potenziale non fischio arrivato in suo favore con una tripla di Barnell. Massimo vantaggio appena ricostruito. Sì, in qualche modo, comunque in maniera rocambolesca, Sassari riesce a mantenere il controllo della sfera, poi Kruslin che trova, veramente non è la prima volta questa sera, le mani del compagno meglio posizionato, il secondo assist, il primo era in transizione per Barnell, che stavolta invece dai tre punti riesce a colpire e a costringere coach Repe già a chiamare timeout. Jason Barnell, che nel frattempo ha aumentato di colpi la sua partita, è arrivata a 14 punti in 15 minuti sul parquet, figlio del coach di Edward Waters College a Jacksonville. Jason è uscito invece da Jacksonville State con ottimi numeri dopo la sua università, è arrivato a Cantù, cresciuto tanto, è iniziato timido, poi ha svoltato la nona stagione, alla nona giornata la sua stagione alla grande, e con Pozzek è cresciuto tantissimo, gioca più di mezz'ora di media partita, i 14 punti, quasi 7 rimbalzi, anche con più di 3 assist e il 57-2. Torniamo a dire, Sandro, non è solo il realizzatore che abbiamo imparato ad ammirare a Cantù, ma si sta costruendo una dimensione che vuole andare oltre a quel tipo di giocatore, e ce ne sono tanti di giocatori che sono solo molto bravi a segnare, e questo è importante per Barnett. No, assolutamente un giocatore capace di fare tante cose, un po' in ombra, 4 su 17 al tiro nelle ultime giornate, ma comunque utile a rimbalzi, utile in difesa, tra l'altro in questa annata dove non si può uscire troppo di casa, grande appassionato di videogames, addirittura anche 12 ore al giorno per sua stessa missione. Non sanissime, a dire la verità. Ettore De Lorenzo dopo il time out, Ettore, a te. Il Repes ha detto ai suoi giocatori: non perdiamo confidenza, non perdiamo fiducia, anche perché nelle occasioni precedenti, dopo un secondo tentativo, un terzo tentativo sbagliato, se si sbagliano, non perdere fiducia e soprattutto tornare immediatamente in difesa, altrimenti prendiamo un'imbarcata. Ecco qui cosa vuol dire non perdere fiducia, quasi 4 tentativi in una stessa azione prima che Carlos Delfino tolga le castagne dal fuoco, poi Spissu con un canestro oggettivamente troppo facile da subire se sei la difesa proprio dello stesso Yasmin Repes. Con un semplicissimo dai e vai con Burnett che trova Spissu senza la difesa che ostacoli il passaggio con le braccia. Delfino passa dietro a sinistra di quel blocco, Carlos Delfino con la magata tutta d'esperienza, ha sentito il contatto, è arrivato il fischio e poi l'ha fatta andare via appoggiata al tabellone. Bravissimo, questa è esperienza, questa è proprio la fotocopia, ovvero scavalco il mio difensore ma so che ce l'ho dietro, che sta arrivando, che l'inerzia della corsa non permetterà a lui di fermarsi, mi franerà addosso, quando sentirò il contatto andrò a tirare. Morale, tiro, realizzato, fallo subito, lunetta. Ed è il quinto punto consecutivo del veterano di Repesa. Cosa dire di questa sua stagione? Vogliamo togliere 14 punti di media, è sempre stato un grande realizzatore. Sono 16 nelle ultime 5 partite, tutte in doppia cifra. E poi, alla sua età, con quello che hanno passato le sue ginocchia, 4 rimbalzi e mezzo e 3 assist a partita. Non so, più che inchinarsi a questo tipo di giocatore, non so cosa si possa fare ancora oggi. È un giocatore spettacolare, considerato poi che aveva anche smesso di giocare a pallacanestro per un bel po'. Ed è un giocatore che si diverte e questo lo fa sopportare tutti i sacrifici che la pallacanestro, allenarsi tutti i giorni, 2 volte al giorno, magari lo costringe appunto a fare. Poi hai capito Barnell, tripla di tabella proprio davanti a Carlos Delfino, ed è un altro piccolo mattoncino che il banco di Sardegna, in un momento di potenziale difficoltà con Delfino che aveva trovato un canestro importante, invece fa vedere di aver raggiunto grande maturità la squadra di Gianmarco Pozzecco. È una squadra che ha ben chiari gli obiettivi sui quali andare a giocare, in questo caso il canestro del tabellato, almeno dichiaralo prima, però come si fa il campetto, però sa dove vuole andare, a chiari riferimenti. Riccio di Delfino, palla nell'angolo per Justin Robinson, seconda tripla consecutiva, una dalla parte una dall'altra, quella di Delfino non era tripla ma gioco da tre punti, una splendida azione
di cui tanto abbiamo parlato, Gentile, pareggio sempre vivo, lo show forte, aggressivo di Kane che poi non riesce ad anticipare Bina, ma è lì piegato sulle gambe, Spissu, finta di consegnato, poi Bilan che riesce a prendere il quarto fallo di Kane, molto vicino allo sfondamento, molto bravo e forse anche un pizzico fortunato qua al croato di Pozzecco. È bruttissima notizia invece per la squadra di Repesa, che fischio forse un po' al limite, che comunque costringe il coach, il lungo di Repesa al quarto fallo. Pesante la situazione adesso per Kane, Spissu con la tripla, primo ferro e tabellone, rimbalzo di Delfino, meno 9, palla in mano, lunga, Delfino si arresta subito per il tiro da tre punti, pazzesco, Delfino da una parte, Barnell dall'altra, se ne stanno dando di santa ragione, 16 per un altro dei membri della generazione dorada argentina. E ancora partita a strappi, 12-5 parziale di Pesaro, aperto. Le storie adesso diventano un po' tese con Filloi che fa deragliare Barnele, che in qualche modo riprende forse quello che era stato tolto anche nell'azione precedente. Che partita splendida di pallacanestro questa che conclude i quarti di finale, Sandro De Paul. Time out intanto in campo. E quando hai dei giocatori in squadra come Delfino, che autore di 9 punti in questo parziale, può succedere veramente di tutto. Un giocatore esperto che non vorrebbe perdere neanche quando gioca magari in giardino con i suoi figli a pallacanestro, e succede questo, sono disposti ad alzare, e questo è per questo che sono grandi giocatori, il loro livello di intensità nonostante la stanchezza, nonostante la fatica fisica, e riprende la sua squadra per i capelli, la riporta a meno 6. Filò ha visto un treno in corsa di 100 kg che gli stava venendo addosso, e quei piedi fuori dal sorriso, no? Dall'arco che sta sotto il ferro, non li ha spostati neanche sotto tortura per prendersi il fallo. Ma questo vuol dire avere l'esperienza, la furbizia, il coraggio di mettersi davanti a questo perché sai che stai facendo qualcosa per la tua squadra e quindi anche pronto a rischiare la propria incolumità. Tanto intanto la partita di Justin Robinson, neanche tanto silenziosa, di cui magari non abbiamo per forza esaltato tutte le giocate, dice 22 punti in 20 minuti, il suo massimo di stagione a Treviso eguagliato, ed è ancora lunga. Ed è ancora lunga, ed è, tu lo vedi così piccolo, dice ah questo fa il playmaker, no non è solo questo, perché sa, e chiaramente è un playmaker organizzatore di gioco, ma come vedi questa sera si sta trasformando nella guardia titolare, capace di aprire da fuori con il suo tiro, con le sue giocate, ma anche di andare dentro, 66%, 4 su 6 tentativi da 2. Questo ragazzo che a Chalon in Francia, in un campionato che è sicuramente salito, no, di qualità negli ultimi anni, è stato il miglior assist man con 8,2 di media soltanto un paio di stagioni fa, e ha qualità sicura. Ed è uno dei giocatori sui quali coach Repesa punta di più e ha sempre voluto fin dall'inizio a Pesaro. Ecco in possesso palla, a scambiare con Kane e arrestarsi da tre punti. Appena riscritto il season high con una facilità, una tranquillità disarmante in faccia alla difesa sassarese. Pesaro era sotto di 13 e a meno 3. Esatto, ancora strappi di marca pesarese in questo momento. 15 a 5 di parziale da quel massimo svantaggio, fallo in attacco di Bilan, Kane ha rischiato non tanto, tantissimo, 4 falli e sempre in difesa sul giocatore che gli ha prodotto quei 4 falli usati. Andiamo a rivedere intanto Justin Robinson. E Sassari non riesce ancora una volta a concretizzare qualcosa di positivo in attacco, è già la seconda azione che vanno a perder palla su falli commessi, quindi palle perse. Gli arbitri stanno andando a rivedere intanto all'instant replay se possono giudicare fallo antisportivo, l'ultimo chiamato oppure no, e magari se avremo l'opportunità anche noi di rivedere per commentare con Sandro De Paul e provare a anticipare la chiamata degli arbitri per capire un po' meglio cosa fosse successo. Gli arbitri dicono fallo tra virgolette normale in attacco, e andiamolo a vedere. Sempre duello Bilan Kane, Sandro da qua in avanti. Adesso arriva per la gomitata, però fallo, voglio dire, non... Il gioco, non vedo gli estremi per un antisportivo. D'accordissimo, così come soprattutto sono stati d'accordo gli arbitri poi nel non trasformare la prima decisione. Delfino, Riccio voleva andare da Kane per chiudere la giocata a due, c'è stato un piede galeotto della difesa sassarese, cronometro che da 6 torna a 14 secondi in attacco per la VL. E comunque ancora a gestire gli attacchi, Delfino,
Johnson, sono loro due quelli che hanno nelle mani i destini offensivi della squadra fino a questo momento. Sono loro che hanno ricucito 15 punti di svantaggio. Tiro è per Delfino che si alza per il suo tiro da tre punti, ma dice l'arbitro Baldini fallo era su Kane da parte di Barnell. Fallo banco di Sardegna Sassari. Kane che ha subito fallo. Andiamo a vedere il viaggio in lunetta. Kane che ha 7 rimbalzi, 5 falli subiti e 3 assist nella sua partita, sicuramente molto molto complicata a livello offensivo. Qui questa volta riesce ad arrivare al ferro, non come nell'azione dei tiri liberi in precedenza dove il primo aveva sino sfiorato la retina senza toccarlo il ferro, e al di là delle grandi difficoltà offensive prova con 4 rimbalzi per esempio in attacco a dare una grande mano laddove non c'è il canestro, però c'è un lavoro dell'ex Varese e Brescia sempre di altissimo livello. Rimpianto spesso e volentieri dalle squadre che ha lasciato. E Pesaro la riapre definitivamente questa gara, adesso sotto di un solo punto. Katic per Stefano Gentile, finta di passaggio, poi tripla con errore, addirittura adesso la Carpegna ha la possibilità di rimettere il naso avanti e forse dopo che Sassari sembrava averla avuta in mano sotto di 13 alzi un po' la mano, che avrebbe scommesso in una rimonta certa della squadra di Yasmin Rekic. È stata bravissima Pesaro, la squadra di Repesa, soffrendo a recuperare tutto quello svantaggio, veramente ha avuto una forza morale incredibile, perché non è facile contro Sassari recuperare 13 punti quando il morale dei giocatori di Sardegna è alle stelle, con questo tipo poi di giocatori che troviamo oggi in campo. E poi Sandro contro una squadra che arriva a 7 vittorie consecutive, c'è solo Venezia che in qualche modo tiene il ritmo, no, della squadra di Gianmarco Pozzecco, il che vuol dire che è abituata anche in quei duelli a portarla a casa, mentre Pesaro sta cercando di costruire per la prima volta dopo tanti anni molto complicati un'identità di medio-alto livello. Sì, ha cambiato rotta dall'arrivo di Repesa, è stato un segnale. Vero. Che qualcosa rispetto agli ultimi anni era cambiato e il campionato che hanno fatto è stato proprio testimonianza di ciò. Cioè, l'arrivo di un grande allenatore, me lo insegni tu che ne hai avuti, credo partire da Boša Tanjević in giù, vuol dire dare fiducia a tutto un progetto, vuol dire che giocatori come Filloi, come Delfino, come altri ti seguono proprio perché tu sei un grande allenatore, un punto di riferimento appena arrivato. Ma sai, è vero che hai dei giocatori come Filloi e Delfino che conoscono benissimo tra l'altro Repesa, è più facile farsi seguire, sono giocatori che hanno esperienza, sono autonomi, più difficile magari trovare un giocatore come Filipoviti che è immediatamente produttivo, Drell che comunque sta giocando la miglior parte della sua pallacanestro in questa stagione, questo testimonia la sua crescita. E quel parziale di 15-5 ulteriormente alimentato di 19-5 chiuso adesso perché Stefano Gentile ricaccia i suoi avanti in una partita che non vuole avere un padrone fisso e che ovviamente ci sta divertendo in questo tira e molla, in questo insegui, sorpasso e controsorpasso. 2:10 alla fine del terzo quarto, punteggio sempre elevatissimo, così come la qualità del gioco delle due squadre. Delfino, passo e tiro, forse col contatto, almeno lo vorrebbe Delfino, non secondo gli arbitri, si gioca a gran velocità. Spissu per Gentile, si arresta da 3 punti, Gentile time al Mediolanum Forum, più 5 di nuovo Sassari, quando non segnava più, ci pensa Stefano Gentile in doppia cifra ora. Il DNA del giocatore che non molla mai e di casa, e lo sappiamo bene. 6-0 di parziale, si va a strappi, ci ha ricordato Sandro Paul più e più volte in questa partita, Robinson per un compagno che non c'è, Filloi la salva da quell'angolo al Forum con Adellino vinse la partita in un modo che forse la storia del basket degli ultimi 10 anni non ricorda in altro modo, come se non quello, e non c'è andato lontanissimo Ariel, ho avuto la stessa identico flash Dembinski dall'angolo in quella maniera, e la situazione è diversa chiaramente, ma un passaggio un po' fuori misura, e comunque lui è riuscito a convertirlo vincendo qua contro Milano, ma erano altri tempi, altre situazioni, altri tempi, altre squadre, ancora lontano da canestro. Quanto è teso quel duello tra i lunghi sotto canestro. Binan però cade fallo, forse nel tranellone un'altra volta, fallo in attacco, però è di Katic, non di Binan, esatto, nel portare il blocco per cercare di liberare il lungo
sul quale andare ad appoggiare il gioco. Bilan 12 punti fino a questo momento, però è l'ennesimo fallo in attacco in questo quarto di Sassari, quindi non riesce a guadagnare nulla. Gerard Robinson per Filipoviti, che giustamente attacca Bina, lo tiene benissimo, errore, prende il suo rimbalzo clamoroso, poi il mancato tapin del numero 35, che sembra mancare la forza proprio lì vicino al canestro. Gentile riesce a trovare Bina, anzi no, perché Filò gliela va a strappare quando il possesso sembrava oggettivamente solido nelle sue mani. Robinson sbaglia dall'altra parte, si va a tutta velocità, non c'è un attimo per respirare, anche se ne fa le spese alla qualità. Ci piace questo tipo di pallacanestro in questa gara. Sì, ogni tanto bisognerebbe tirare il fiato, perché sai, i palloni adesso che si avvicina alla fine della gara cominciano ad avere un peso sempre più importante, soprattutto avere un po' di pazienza magari in certi attacchi dove le difese non ti danno una soluzione chiara. E poi alla fine della gara c'è ancora un ultimo quarto, che per come stanno giocando andiamo via proprio facili, a giocare 10 minuti. Qui la palla viene gettata alle ortiche, Spissu ringrazia, adesso dice calma ai suoi, 20 secondi si può provare a gestire. No, Bina non ci pensa nemmeno a rallentare, travolge tutto e tutti. Fallo tecnico. E tecnico è stato fischiato al 22. Un fallo tecnico a Gentile. Contro Stefano Gentile. Per Gentile il terzo fallo. Terzo fallo personale. Canestro di Bilan regolare, 76 a 69. Con Gentile che la allarga le braccia protestando forse per un mancato fischio. Sì, qui precisissima la nostra regia a mostrarci il perché di questa chiamata arbitrale. Sì, sarei stato curioso di vedere da questa posizione, non siamo riusciti a vederlo benissimo, i piedi sullo sfondamento, non era sfondamento ma su quello che sarebbe potuto essere lo sfondamento del difensore di Pesaro sul tiro di Bilan. Delfino intanto arriva a 19 nella sua serata, che seratina anche per Carlos Delfino, il tutto in 21 minuti e poco più sul parquet, anche con tre pregevolissimi recuperi. Drell quasi allo scadere, step back e tripla, è iniziata la grande, poi lì è rimasta la sua partita, non si è più schiodato da quei 13. Kruslin, secondo ferro tutti col fiato sospeso, 76 a 70 alla fine del terzo quarto. Se volete scommettere su chi vince potete anche scriverci, poi potrebbe succedere ancora di tutto in questa incredibile. Pensa che da piccolo voleva fare il pilota, poi invece guarda caso, forse in famiglia qualcuno giocava a questo sport. Sì, dici? Forse, non lo so, e ha deciso di seguire la strada paterna. Praticamente tutti hanno giocato a basket in famiglia, non solo Nando e ovviamente poi non solo Alessandro, dopo Stefano, che zia Imma qualche cosa l'ha spiegato su un campo da basket a livello femminile. È vero, è una famiglia che ha questo sport nel sangue. Spissu, rimessa in zona d'attacco per il Banco di Sardegna. Benzius, troppo facile però questa concessione da parte della difesa di Pesaro. Yasmin Repe ce l'ha con le braccia alzate sullo sfondo. Mai vuoi vedere un canestro così facile all'inizio. Ultimo quarto consegnato ai tuoi avversari. Filipoviti, palla ferma, Justin Robinson, vediamo se aiuta un'altra volta i suoi ad uscire da un momento difficile. Lo chiude, poi che palla fa andare via per Robinson, avrebbe meritato miglior sorte, perché un passaggio così è almeno da rivedere. Chiuso il palleggio, difensore che comunque mette pressione, ricordiamo lui non è un gigante, è uno piccolino ma che ha grande bisogno di gioco. Guarda Hep che comunque non riesce a ostacolare con le sue lunghe braccia il passaggio in backdoor a Gerard Robinson, che va per schiacciare, poi invece non riesce a far entrare il pallone e godrà di due liberi. Gerard Robinson molto bene nelle ultime quattro uscite, 11 punti, 5 assist, il 57 da 2 per il 31enne esperto ormai di Nashville, un passato con tanta Francia, anche Turchia, Lettonia, Iran prima di iniziare questa stagione in Italia a Roma, e il passaggio a Pesaro e già, come ricordava Sandro Paul, con le valigie pronte alla fine di queste Final Eight per andare in Francia. Un peccato comunque per un giocatore solido che tanto sta dando dal suo arrivo a Pesaro. Spissu, cambio accettato, vuol dire Robinson su Benzius, ecco perché l'aiuto di Filloi, qualcuno ovviamente resta indietro su un avversario, Katic però non ne approfitta, poi Hep dentro, fuori, finta di Kruslin e tripla con errore prima del rimbalzo di Henry Drell. Palla dentro, palla fuori, Hep rinuncia a un'iniziativa personale. Robinson da dietro, a tutta velocità, batte tutti, slalom, gli arbitri dicono canestro valido e fallo subito. Fate 25 per il ragazzo di Kingston a New York.
non vuole assolutamente rinunciare a questa gara, vuole vincere, dimostra di essere un piccolo uomo ma dal cuore grandissimo e dalla grande grinta arriva al ferro, realizza addirittura un fallo per il giocatore che per 2 anni consecutivi è stato eletto miglior giocatore nella sua conference, nel suo college. Anzi, Canessa è stato giudicato buono, quindi punti 27, Spis ovviamente vuole subito restituire penetrazione a tutta velocità e scarico per Katic che però non fa diventare assist il passaggio del compagno. Robinson non arriva a 28 perché poi sbaglia il libero, vediamo se arriva a 30, no, si sente caldo e Repescia gli dà ovviamente anche la possibilità di tirare di prima intenzione da lontanissimo. Poi Pesaro che tanto bene sta lavorando a rimbalzi in attacco, torniamo a dire, il fatto erano 12, adesso 13 quelli in attacco, è più che doppiata Sassari. Sì, fallo speso da Spissu a rimbalzo, spinge fuori dal campo l'avversario, ecco perché Pesaro può rimanere in attacco. Terzo fallo per Marco Spissu, nella sua partita fatta di 13 punti, 5 rimbalzi, 7 assist, un recupero, 20 di valutazione. C'è solo Robinson che ha la voce valutazione, sta facendo meglio di Spissu. Però, come dicevamo, ha avuto diversi protagonisti durante l'arco della gara Sassari. Robinson fuori per Drell, consegnato per Gerald Robinson, 10 per chiudere l'azione, uscita dai blocchi di Justi che fa saltare Happ, linea di fondo, non c'è nessuno che lo possa tenere perché quando muove così velocemente quelle gambe con quel baricentro basso, 1,73 forse con le scarpe, è difficile contenerlo. Anche perché all'inizio della penetrazione era in carico da Happ, poi è andato ad aiutare Kruslin e Kruslin sull'aiuto è andato a commettere fallo andando contro con il corpo. Drell consegna per Phil Loy, Katic su di lui, esce Justin Robinson, c'è ancora Happ, aspetta un secondo, la tripla gira sul ferro non trovando la necessaria fortuna per il punto numero 76 di Pesaro che adesso torna in difesa con Phil Loy su Happ. C'è ovviamente mismatch, gli deve dar fastidio in tutti i modi possibili perché non arrivi vicino al ferro Ethan Happ, ed è bravo a rifilare nel contenerlo. Molto bravo, paga in termini di centimetri, sa bene che deve aggredirlo, non può permettersi di subire e di arretrare perché Happ avrebbe un vantaggio enorme. Happ che in questa partita sta oggettivamente faticando, 2 soli punti, 3 falli commessi, ci vuole tempo ovviamente perché si inserisca in un sistema che già stava andando molto bene senza di lui. Drella rimorchio con il fallo subito da Stefano Gentile che poi in realtà fisicamente è quello che dei due ha avuto la peggio. Sì, palla in transizione da parte di Pesaro, Drell che corre in mezzo al campo, poi viene fermato fallosamente da parte di Stefano. Sorrido perché c'è Gianmarco Pozzecco che è modello studente di prime elementari, si è avvicinato a bordo campo alzando l'indice chiedendo posso parlare un attimo, posso aver facoltà di parlare un attimo perché un tecnico ce l'ha già, se ne prende un altro la partita è finita. E stava chiedendo da bravo alunno, no, nelle scuole elementari al maestro, ovvero l'arbitro, se potesse avere libertà di parlare. L'arbitro Baldini ha detto no. E quindi il posto è andato là nell'angolo. Vabbè. Drell intanto segna, cronometro fermo. E prima del secondo tiro libero, tutta la concentrazione necessaria per questo giovane pesarese. Che tanto sta facendo bene in questa serata, è vero, 13 punti all'inizio, adesso sono gli unici 2 punti da quei 13 iniziali segnati. Sì, però ha mostrato la via ai suoi con grande fiducia. posso parlare un istante? Posso? Ecco, grazie, Ernesto Pietro Sollecchia. No, niente, Poz, non era il giro giusto. Meno 3 per la squadra avversaria di Gianmarco Pozzecco, adesso in difesa. Spisso a guidare questo attacco, cerca la separazione per Gerard Robinson. Ma chiude il palleggio, Happ allora contro Kane, occhio ai falli del numero 8, che palla poi di Happ per Benzius, questo è un assist che vale il canestro. La facilità di eseguire la virata e ritrovare immediatamente anche lì visione di gioco il compagno libero. Happ giocatore totale già visto a Cremona, non solo punti, non solo rimbalzi, un'energia, una lucidità notevoli. Adesso sono diventati 17 punti di Drell che è tornato a segnare, partita più viva che mai, è lunga ancora Sandro, 7 e mezzo, noi sì, continuiamo sì a raccontare di tanti canestri ma la partita è ancora lunga. Happ che riattacca Kane, occhio all'eventuale contatto, che aiuto di Drell, passi con Drell che giustamente si carica per la giocata e Pozzecco che si prende il secondo tecnico arrabbiatissimo. La partita finisce qua per il Poz che sarà espulso, trattenuto da Barnell, trattenuto da Sardala, non ci ha visto più sul mancato fischio in favore del suo giocatore. Mi fermo qua Sandro,
mi sembrava abbastanza scritto, ecco, che arrivasse questo momento. Era purtroppo un momento, purtroppo un momento dove sicuramente la tensione l'avvertiva altissima, non è riuscito a controllare questo momento, c'era già stata qualche avvisaglia in precedenza e gli arbitri, dopo l'esplosione abbastanza plateale che ha avuto in panchina, l'hanno espulso. Peraltro Poz che non completa il suo momento di rabbia, battibeccando anche con un ospite evidentemente, insomma, prima di prendere la via del tunnel. Peccato che finisca qui la partita di uno dei grandi protagonisti, seppur non in campo giocando, di questa sfida, che è Gianmarco Pozzecco. Pesaro a 2 punti da Sassari, che è ancora sì in controllo di questa partita. È ancora talmente lunga che tutto può succedere. Nell'angolo Gerard Robinson, innescato dal compagno Spiso, rimbalzo con la spinta di Kane, che chiude lui sì in campo la sua serata per il 5° fallo appena speso. Fatto ingolosire per andare a prendere quel pallone. Sì, è un fighter a rimbalzo, però in questo momento 4 falli, va a spendere fallo in una maniera abbastanza banale, danneggiando la sua squadra. E quando Kane è rimasto in campo è riuscito veramente a imprimere un passo diverso ai suoi colori, pur realizzando solamente 3 punti, però ha fatto tante cose come rimbalzi e grande difesa. Ecco, non vorremmo che adesso il nervosismo diventasse l'MVP di questa partita, Sandro, ed è l'unica richiesta che implicitamente facciamo dalla nostra postazione, perché sicuramente è la partita più spettacolare, no? di quelle che finora abbiamo vissuto in questi 2 giorni milanese. Beh, mi sembra che sia già, siamo già sulla strada da un po', con tutti i tecnici che sono stati fischiati, con proteste più o meno plateali da parte di tutti i protagonisti, sì, di questa sfida. Non ne avevo risentito il match oggettivamente fino a un paio di azioni fa, ecco. Sì, 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 assolutamente. Beh, vediamo, insomma, quale sarà, come vedi, già fallo. Non ci accontentano. No, no, non si rimette neanche. Ma è normale che sia così, è una partita che ha un peso, certo, enorme per tutte e due le squadre, perché vorrebbe dire veramente tanto per ognuna di esse il fatto di poter passare il turno, di accedere alla semifinale. E poi era stato chiaro, siamo venuti qua per vincere. Pesaro ovviamente senza nulla da perdere, che vede la possibilità del colpaccio. Benzius ricorda a tutti perché è uno straordinario tiratore alla sua prima stagione italiana. Più 5 adesso per il banco e 17° punto della serata del lituano. Soprattutto dopo 2-8 di parziale di inizio quarto per Pesaro, rompe la sterilità offensiva dei sardi. I Robinson si scambiano il pallone, Justin arretra quasi fino a metà campo, si riapre per il pick and pop Filippoliti, tripla da una parte, tripla dall'altra e di nuovo squadra a contatto. Finalmente i primi punti di Filippoliti della partita, però 11 rimbalzi per lui, di cui 4 in attacco. Davvero, che dati, anche particolarmente strani per tanti giocatori. Benzius con la palla sporcata, Hep sceglie un buon momento per diventare decisivo in attacco. Ottimo momento, sfruttando anche il fatto che le ali che lo stanno marcando non sono così, non dico alte, ma comunque non hanno la stessa elevazione, la stessa struttura e posizione. Filippoliti, che aveva una mezza idea di partire quasi dalla lunetta per andare a schiacciare, ad inchiodare. Gli arbitri vedono il fallo di Jason Barnell, è andato aggressivo, l'ha lasciato indietro di un paio di metri e poi alla fine della lunetta ha staccato per andare a schiacciare prima che il 14 avversario spendesse anche lui adesso occhi ai falli, 4° della sua serata. Comunque Filippoliti deciso, determinato a andare in penetrazione dopo la buona iniziativa precedente, il tiro da 3 punti, acquisito fiducia. Vediamo se questo potrà essere, se la bomba potrà essere un segnale per cercare di aiutare offensivamente la sua squadra, dando un altro punto di riferimento. Era 0 su 9 dal campo, Sandro, prima della tripla segnata, che è diventato soltanto 1 su 10 totale al tiro nella sua particolare giornata qui al Forum. Poco, siamo abituati a vedergli sbagliare così tanti tiri. Però comunque con grande fiducia, lasciato in campo dal suo allenatore, nonostante la pessima serata offensiva, complice anche i falli di Kane e un po' di difficoltà nel reparto lunghi con altri elementi. 85 per chi attacca, 83 per chi difende. Filippoliti leva la sedia, come si dice in gergo, a Bilan, lo costringe a una persa. Pesaro la palla del pareggio, perché no anche del sorpasso. Robinson, che palla! No ragazzi, che palla ha fatto andare via Justin Robinson. Sembrava volesse tirare con un lob, l'ha riportata sotto per l'assist, dolce dolce al compagno. E un computer legge l'aiuto difensivo ed è pronto a scaricare a Drell, che sotto canestro e deposita facilmente.
Drell demolisce il suo record, 19 nella sua serata. Barnett si rialza da 3 punti, palla che gira sul ferro, Bina che non arriva all'appuntamento con rimbalzo, Pesaro la rimpattata. Questa sfida, anche quando sembrava chiusa, qui Spisu si butta per cercare di recuperare questo pallone, non ci riesce, ma denota un'altra volta la voglia che hanno tutti di buttarsi per terra, di prendere il pallone neanche fosse l'ultimo della serata. Qui andiamo a rivedere Robinson che batte lo stesso Spisu dall'alto verso il basso. Mamma che palla che ha dato a Drell questo ragazzo, e soprattutto di Pesaro di non mollare mai, nonostante poi Pesaro riesca sempre a metterla indietro e a recuperare e a macinare qualche punto. Pesaro ritorna sotto, ritorna lì e di nuovo in parità. Infatti Gerard Robinson non gli riesce il reverse. Pensate alla sfida dei due piccoli playmaker, Spisu con 8 assi, Justin Robinson con 6. Benzius voleva forse un contatto, poi rinuncia, passaggio, palla che gli ritorna. Che momento di basket al Forum. Sassari e Pesaro ci stanno regalando una serata spettacolare di pallacanestro, amici di Rai Sport. Spettacolare. Finta di tiro di Benzius sulla chiusura difensiva di Delfino, che sa quanto è mortifero, però lì vede il compagno libero e poi dai e vai, ben eseguito, andando a realizzare da sotto senza la difesa del lato debole. Allora lui finta, cercando anche un contatto, cercando col movimento del corpo un potenziale fallo da subire, non casca nel tranello, dà via il pallone per il dai e vai. È un'azione che dà astuzia ed esperienza, Sandro, però queste sono letture, vero? E che quello che spesso e volentieri purtroppo non vediamo eseguito nella maniera corretta. In questo caso qua è inutile che vado a tirare quando Delfino mi sta contestando il tiro in maniera perfetta, ok? Quindi leggo il difensore, passo scarico immediatamente a uno libero, poi bravo a ridarmela il dai e vai, perché chiaramente sono libero avendo lasciato dietro Delfino il mio difensore, e arrivo al ferro. Questa è una lettura corretta, sono quelle piccole cose però che fanno una differenza strepitosa, tanto da risultare poi portare in vantaggio Sassari. A 4-28 abbiamo due squadre che stanno anche praticamente pareggiando la valutazione, 95-93, quei due punti nella valutazione che sono i due punti della partita. La stiamo esaltando, Sandro, questa gara, però con grande merito proprio per la gara stessa che ci stanno regalando tutti i giocatori che sono scesi sul parquet, ma veramente tutti. Tutti quanti facendo veramente molto bene in attacco, in difesa, diciamo che non brillano certamente queste squadre per punti subiti. Tra l'altro, per esempio, Sassari è la quarta peggior difesa del campionato con più di 86 punti subiti a discesa in campo. Dopo il time out ovviamente è sempre molto importante l'impatto dei giocatori. Justin Robinson lascia ancora lì l'avversario e poi su Spisu che non cambia direzione, resta lì e prende lo sfondamento, va a commettere uno dei rari errori della sua partita. Altro tecnico, un altro tecnico, gente in campo contro Robinson. Stiamo vedendo di tutto a livello tecnico, a livello emotivo, a livello di chiamate arbitrali, ce la ricordiamo a lungo, questa gara, vada come va. Quinto fallo di Robinson, però queste cose tu non puoi permettertele, perché sei in una partita, parlo per tutti i giocatori, sei in una partita nervosissima dove ci sono tante sbavature, una partita ruvida anche con contatti, ma il metro arbitrale è questo, ok? Non puoi permetterti di andare ad aggiungere falli, a mettere in difficoltà la tua squadra subendo tecnico. E ripeto, il mio discorso vale per tutte e due le squadre. Mi sono perso, due contro Pozzecco, uno contro Repescia, uno contro Bilan, adesso contro Robinson siamo almeno a 6, falli tecnici stasera, almeno, forse uno o due magari discordo. Questo è il discorso, il metro arbitrale, l'arbitro ha fischiato, bisogna essere forti mentalmente e non perdere il controllo, non esporsi a gesti plateali, rimanere tranquilli e continuare a giocare la tua partita. Spisu più 3, Dinamo e palla in mano, è arrivato a 14 punti, altro fischio da parte degli arbitri. È finita la partita di Kane, è finita la partita di Pozzecco, è finita la partita di Robinson. A 4 falli ci sono anche Barnell e Krujlin oltre a Stefano Gentile. Pesaro invece tolti, Kane e Robinson già out, a solo giocatori a quota 3. E comunque squadre che in lunetta, Sassari ha solamente 12 tiri liberi, 13 con questo, Pesaro ha avuto la possibilità di sfruttarne di più 21, ma comunque tutte e due con cifre intorno all'80%. Bilan preciso con il primo, redare due possessi di vantaggio ai suoi all'alba degli ultimi 4 minuti della partita da giocare.
Justin Robinson la chiude comunque con una gara fatta di 27 punti, 4 falli subiti e 6 assist. Peccato non averlo in campo nel finale, ma come protagonista Delfino. Vediamo se attacca Bilano, se preferisce prendergli un tiro in arretramento alla sua maniera. Storto Filloi, prova ad arrivare dal lato debole. Cosa ha fatto Ariel Filloi? Già creduto, eh. Questo è un canestro in cui serve credere tanto di poter arrivare su quel pallone, e lui lo ha fatto. Soprattutto sfruttando il fatto che Sassari va di cambio difensivo. Quindi cosa succede? Bilan è fuori, uno lungo, uno ottimo rimbalzista, fuori a marcare Delfino in uno contro uno. Quindi sotto canestro più o meno ci sono giocatori che hanno la statura simile. Filloi bravo, opportunista, posizione corretta, va a realizzare subendo addirittura il fallo. Tesoro però sbaglia, ancora cronometro fermo. Allora la Dinamo è in possesso con 3 punti di vantaggio. Tesoro si è messa a zona inizialmente, recupera con Gerard Robinson e chiude il meno uno un'altra volta in questa gara. O magari non finisce nei 40. Sotto di 5 di nuovo, praticamente a contatto meno uno di Pesaro, che non vuol saperne di mollare mai. Spissu, Gentile, Benzius, la virata con la palla persa, Delfino a lanciare i suoi in campo aperto, esattamente Drell che cambia lato, Robinson piazzato da 3 punti, Carpegna avanti, incredibile al Forum di Assago. Pazzesco, 7-0. Le due squadre se le stanno dando come due pugili ormai stanchi alla fine dell'ultimo round, e ci stanno regalando un finale di partita a dir poco entusiasmante. E 3 minuti 0-3, Sandro, sono ancora tanti. Sono lunghissimi. E un altro parziale di 7-0 da parte di Pesaro, che poi ruba palla, può correre in contropiede in queste situazioni in cui Pesaro, come vedi, diventa aggressiva e lavora bene sulle linee di passaggio, riesce poi a correre in contropiede e a guadagnare punti facili, diventa veramente difficile poi da fermare, da difendere, e soprattutto in questo momento il murale è dalla parte dei giocatori in maglia gialla. Sandro, sarebbe facile, no? Scegliere eventualmente un titolo, vada come vada, dicendo Pesaro che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, perché Sassari è più forte della squadra di Yasmin Repescia, e lo è prima della partita e lo sarà comunque probabilmente anche dopo la partita. Però Pesaro non ha gettato sul cuore oltre l'ostacolo. Pesaro sta giocando una grande serata di basket. Pesaro sta giocando benissimo. Sentiamo Ettore De Lorenzo. Sì, Ettore, subito da te, mentre questa è la reazione della panchina al canestro di Robinson. Sì, la reazione della panchina al canestro di Robinson, soprattutto sulla difesa, l'attacco alla difesa a zona di dare la palla in post-up, perché è quello che temono l'allenatore Jasmine Repesa del prosciutto Carpegna Pesaro. Spissu chiama il blocco altissimo di Bilan, va a destra, solita conclusione mancina, forse un po' affrettata, forzata sicuramente da parte di Spissu. Pesaro più 2 e palla in mano, non accadeva da tanto, si è riconquistato con merito il vantaggio di questa partita. Adesso Robinson attacca Katice, quel ferro invece non è amico come la partita che abbiamo visto in precedenza dalla parte opposta del campo, il tiro lo rifiuta e allora altra chance per Sassari, il taglio di Binan e il fallo di Drell. Drell che cerca di ostacolare la ricezione da parte del centro croato e va a commettere fallo andando a impattare in maniera troppo dura sul corpo del croato. Fuori Katic, dentro Kruslin, quarto fallo di Henry Drell. Saltato proprio un po' tutto dal punto di vista difensivo, spesso e volentieri nelle ultime azioni, tanti i falli, adesso le situazioni che iniziano a diventare importanti, ma a 2:20, Sandro, non guardi più la situazione, no? Si va solo fino alla fine. Chiaro, assolutamente. Cerchi di andare a lavorare per colpire il punto debole dell'avversario. In questo caso Sassari ha un grande vantaggio, il fatto di avere ancora il suo centro dentro in gioco, e quindi magari cercare il lungo vicino al ferro potrebbe essere una buona idea, nonostante magari Pesaro possa far finta di schierare una difesa a zona. Bilan impatta, 18, 7 falli subiti. Altra partita di una solidità pazzesca da parte del croato. Filipoviti per Gerard Robinson dalla punta, poi Drell, leggera esitazione, Bilan chiude, finta, taglio di Filipoviti che sceglie un buon momento della partita per diventare protagonista. Di nuovo Carpegna più 2,
meno di 2 minuti da giocare. Che finale quando si va vicino ai 100 punti per entrambe le squadre. Gentile da 3 punti, Ferro, rimbalzo di Delfino. Correpescia che adesso chiede calma ai suoi, chiede di ragionare senza affrettare ovviamente l'azione. 100 secondi alla fine, va via a sinistra Robinson, cambia mano, Filippoviti, ancora lui a strappare rimbalzi in attacco, ed è l'ennesimo della serata pesarese, il 15° sotto il tabellone avversario. E qua Robinson fa 96 per Pesaro, timeout Sassari. Lavora bene sulla penetrazione Pesaro, perché poi c'è la spaziatura sulla linea di fondo di Robinson, che riceve palla solo soletto, lasciato solo dal difensore in maglia bianca, e a mettere 4 punti di vantaggio con la Dinamo. Pesaro che ha il morale alle stelle nonostante tutta la fatica in attacco. In questo momento qua si vede la furbizia, la vecchia volpe del parquet, come Repesa, che in questo momento senza centri vado a giocare una zona, vado a ostacolare tutti i meccanismi offensivi di Sassari, che ha, come dicevamo, il vantaggio di avere un centro in campo. Dall'altra parte invece può contare Pesaro in attacco sulle gambe esplosive di Robinson, che ha creato nelle ultime azioni penetrazioni e occasioni per i compagni, magari anche su rimbalzi. Allora, non c'era time out, gli arbitri sono stati indotti all'errore, quindi si è dovuto ristabilire il giusto posizionamento dei due cronometri. Filippoviti a prendere il 13° rimbalzo della sua serata, il 5° in attacco, e chissà che Yasmin Repesce non ringrazi lui più di tutti gli altri. Una serata brutta al tiro, ma forse decisiva al rimbalzo. Bilan extra per Penzius, che questa la sbaglia. Bilan lotta ancora, non la salva Robinson, arma la mano di Penzius, no, perché il pallone era uscito, e quindi Penzius e compagni restano sin possesso del pallone, ma c'è prima la rimessa da fondo campo da effettuare. Si capisce perché Bilan non abbia concluso da sotto canestro, ha preferito andare a passare all'angolo di Penzius. Stefano Gentile dalla punta, aggressiva Pesaro, Kruglin, Bilan dentro, fuori, e tripla segnata da Filip Kruglin al secondo canestro da 3 su 5 tentativi. Riaprite tutti i discorsi, non è finito. Non finiamo, 50 secondi, no, noi andremo avanti volentieri, è una partita veramente incredibile. Robinson ha stoppato il possesso di Pesaro, ma i secondi prima della fine dell'azione sono solo 7. E Robinson ancora una volta crea con le sue gambe esplosive, un giocatore di 1 contro 1, poi cerca lo scarico, ma chiude bene sotto canestro il giocatore baltico Penzius, e la palla finisce fuori. Ancora con 7 secondi da giocare nelle mani di Robinson. Robinson alla rimessa, taglio di Filloi, si apre Dre, non c'è luce, occhio ai secondi, Delfino, tripla di prima intenzione con errore, Dre a prendere il rimbalzo, ma non a mantenere quel possesso. Spi, super Bina, tutti addosso. Fallo ad subito. Passare le braccia il più possibile, non si vuole consentire nulla, è una partita fisica, tosta, davvero per giocatori di questo livello. Mamma mia, qui 1-2, prima Filloi, poi Delfino. Giusto, tutto, basta che non segni, se vuole andrà in lunetta con i tiri liberi, ma non gli verrà regalato un canestro, magari anche più fallo. Il fallo di Filloi, gli arbitri vogliono andare a rivedere, perché i contatti sono stati dir poco vigorosi, no? In questa penetrazione poi di Miro Bilan, vanno a vedere all'Insta 3 play, 34 secondi e 9, c'è in effetti da valutare e da pesare ogni tipo di chiamata. Sandro? Io non direi che è un fallo intenzionale, bisogna vedere sul corpo, no, bisogna vedere come reputano il fatto che Filloi abbia abbassato le braccia. Ma non credo possa. Sì, e Sandro, secondo me nella valutazione, oltre a quelle di Filloi, quanto fosse necessario che Delfino, no, reiterasse in seconda battuta anche il contatto. Esatto, però invece gli arbitri stanno suggerendo che il fallo, appunto, è un antisportivo, considerato antisportivo, a Filloi, cioè sul primo contatto. Perfetto. E allora tutto con la possibilità che si riapra un'altra volta Bilan. Niente, quello è un canestro che accoglie, che tende ad accogliere questa sera. Ferro e tabellone per il 96 pari, possibilità di ritornare avanti in un finale
assolutamente complicato per il banco di Sardegna, che prima sembrava in controllo e poi che ha consentito a Pesaro di ritornare. Dylan invece sbaglia al secondo e si resta in parità, 34 secondi e 9, 14 per l'attacco di Sassari dopo l'1-2 di Miro Bilan a cronometro fermo. Tantissimi punti e poi si decide tutto negli ultimi 30 secondi. Una partita meravigliosa, Gentile fino in fondo, poi la fa andare via, Benzus lo salva con un passaggio tutt'altro che facile, giro, tiro in allontanamento, rimbalzo di Delfino, Pesaro può andare fino in fondo con la palla della vittoria, Gentile resta indietro, superiorità numerica, Filloi di prima intenzione con il fondo della retina, Ariel Filloi, e non è finita, è solo un canestro in più per una delle due. Non è finita per nulla, ma comunque avevi dubbi nei momenti che decidono la partita, con 14 secondi da giocare la palla sarebbe potuta rimanere nelle mani di Pesaro per trovare un tiro migliore, ma Filloi si sentiva caldo, era libero, solo in transizione, invece di bruciare secondi ha deciso per la soluzione personale e così ha fatto e ha realizzato, dando 3 punti di vantaggio ai suoi, ma lasciando ancora 14 secondi a Sassari per giocare. Sai quanto aveva Filloi da 3 prima di questo tiro, Sandro? 0-3 dall'arco. Aveva 4 punti, ma non conta, Filloi non è uno che segnerà 15-20 punti a partita, ma questi tiri puoi stare tranquillo che li metti. E il nervosismo continua, non so se Ettore De Lorenzo ci può venire incontro, c'è un instant replay chiamato per cercare di capire se il tiro di Filloi fosse da 3 o da 2 punti. Non so se abbiamo un'inquadratura differente rispetto a quella che la regia ci ha già mostrato per far vedere il canestro di Filloi, chiaro che conti, che faccia tutta la differenza del mondo. Un vantaggio di 3, non è un vantaggio di 2, a 14 secondi dalla fine, anche per la scelta meno poi di spendere fallo dall'altra parte del campo, si remescolano tutte le possibilità. Canestro da 3, dicono gli arbitri, che confermano la chiamata. E adesso Sandro Repol? Time out da parte di Sassari, che chiaramente vorrà organizzare un attacco. Se sono in repesa cerco di far trascorrere i secondi, magari non andando a spendere fallo subito se sono lontani dall'arco dei 3 punti. Come vedo che cominciano ad attaccare, magari andiamo a spendere fallo per impedire proprio di subire una tripla, però cerco di mangiare un po' di secondi quando l'attacco, ripeto, è lontano dai 3 punti. E seppur con la camera opposta, anche se resta un po' difficile, direi che il tiro in effetti è più da considerare da 3 che non da 2. Sì. Perfetto, grazie al nostro Pietro Sollecchia che nel dettaglio è riuscito a prendere poi quello che gli arbitri hanno deciso dopo l'instant replay, ovvero di concedere il tiro da 3 punti al numero 5 di Yasmin Repescia. In 14 secondi e un decimo, con quel solo decimo di differenza tra i due cronometri, si decide il destino dell'ultimo quarto di finale. A mani basse, la partita più bella di questi 2 giorni e che ancora non ha una vincitrice. Brindisi aspetta, il tabellone aspetta la composizione delle semifinali. Occhio, Spissu, va a destra, step back, finta di tiro, la salva Stefano Gentile. 6 secondi, 5 secondi, Gentile anche lui con lo step back e con il tiro da 3 punti! Pazzesco! Stefano Gentile! Gli arbitri vogliono andare, mamma mia, a rivedere, ma pazzesca iniziativa di Gentile. Se i piedi fossero sulla linea dai 3 punti, credo. Oppure... non so se sia il potenziale canestro di una vita, ma questo è il potenziale canestro di una partita. Guardate Stefano Gentile, dentro l'arco, fuori dall'arco, qui proprio i piedi ci sfuggono. Andiamo a rivedere dall'immagine più dall'alto. Tiro da 3 punti senza neanche l'ombra di un dubbio. E Stefano chiede proprio a noi, ci dice ho anche subito fallo. Ci ha chiesto la bontà del tiro a 3 punti che gli abbiamo confermato, più presa in diretta di così si muore. Questo è un tiro pauroso, Sandro. Forse vale 2 volte quello di Filloi per peso specifico, perché questo è lo scadere quando sei sotto di 3. Esatto, e siamo alla Coppa Italia, avevi dubbi che le cose non fossero vincenti fino alla fine e siamo qui a 1 secondo e 20 dalla fine, ancora in parità.
Beh, una serata di pallacanestro così. Noi sogniamo di potervela regalare, amici di Rai Sport, e magari anche di andare avanti con un supplementare. A un secondo e due io non ci giurerei che si vada per forza all'extra time. No, no, assolutamente, anche perché un secondo e due abbiamo visto sai quante partite vincere o perdere. Non c'è assolutamente, non sarebbe nulla di strano. No, ma cosa fa Stefano Gentile? Cosa fa Stefano Gentile? Il corpo non ha una sola possibilità di trovare l'equilibrio per tirare verso il canestro. Qui sembra persa. Qui Filoni lo tiene come meglio non potrebbe. Non commette fallo, anche se Gentile vorrebbe il contatto, ma secondo me Filoni resta in posizione corretta. Sandro, semplicemente Gentile fa la magia di una carriera. Mamma mia, questo è un canestro lui pazzesco. Pazzesco. Ma perché non è andato a spendere fallo prima, Pesaro, prima di avvicinarsi? Come vedi che l'azione sta andando avanti, ormai il tempo gliel'hai quasi mangiato, proprio per non... Fatto questo tipo di giocatori, purtroppo questi canestri, purtroppo parlo per l'avversario, li possono anche realizzare, come succede. Sandro, 1 e 2, esce Delfino, c'è Filloi, vediamo chi sono le mani del ricevitore, palla in attacco che si prende Stefano Gentile! Rischia di aver fatto da una parte e dall'altra le giocate della partita. Rischia, perché il secondo e due non si è mosso. Il fischio è arrivato prima che il cronometro potesse partire. Però Sassari mette dal suo fondo campo, ovviamente. Direi che a meno di canestri stratosferici si va a un supplementare. Uslin, no, trova la parte alta del tabellone. Overtime in chiusura dei quarti di finale. Cari amici di Rai Sport, la serata di basket non finisce ancora. Mamma mia, veramente che partita. Scegliete voi l'aggettivo, perché penso che ormai sia terminato. Non lo so. Pozzecco, quando è venuto a Sassari ad allenare, ha detto non immaginavo sapesse far così tante cose. Andiamo da Ettore De Lorenzo prima dell'inizio dell'overtime. Ettore. Sì, innanzitutto si è preso le colpe di Jasmine Rep, cioè molto, con molta signorilità ha detto è colpa mia perché avrei dovuto chiamare il fallo. E poi ha detto se giocano con lo small ball, non con la formazione con cui stanno giocando, e cioè senza Bilal, di attaccare Benjus, ma naturalmente c'è Bilal. E dunque il discorso non vale. Drell intanto fa i primi due del supplementare prima che Spissu si appoggi a Bilan, il tocco della difesa pesarese che lascia Sassari in attacco con 11 secondi da giocare. Drell arriva a quota 21 e adesso con quel che si ha, con quel che si può, Benzius cerca almeno di far vedere agli arbitri un contatto che invece non c'è. E occhio perché poi resta a terra dopo uno scontro con Bilan Drell, che ha subito forse un colpo alla testa. Ormai Sandro, e quanti ne avrai vissuti di extra time nella tua carriera, si mette in campo quello che di residuo hai in corpo, che non vuol dire per forza resistenza fisica, ma vuol dire tensione nervosa per arrivare fino in fondo. Assolutamente, adesso è tutto nervi, è chiaro che hai più di 40 minuti nelle gambe, dove ci sono certi giocatori che hanno speso tanti minuti sul parquet, adesso è tutto nervi, è la voglia di non cedere dopo una battaglia durata più di 40 minuti all'avversario e di voler portare a casa questa partita a tutti i costi. Robinson per Filipoviti col fallo, piuttosto ingenuo da parte di Spisso che si prende un rimprovero ad alta voce, ad alto volume da parte di Benzius. Eh sì, perché Pesaro intanto ne ha messi 4 consecutivi dall'inizio del supplementare. Ed è un fallo subito da Filipoviti che regala 2 punti e anche il viaggio lunetta. Questi sono gli errori che non bisogna commettere, non puoi dare uno e anche l'altro. E in poco più di 30 secondi Pesaro piazza un 5-0 di notevole importanza nell'economia di questa partita. Spissu rischia, Barnella salva davanti alla linea laterale della panchina di Jasmin Repescia. Sassi sta facendo fatica a muovere il pallone in questo momento, Spissu si accontenta di una tripla da 9 metri e mezzo. No, ma dai, ma come può essere? Ma cosa ha fatto Spissu? Che partita stiamo vedendo? Forse non era 9 metri e mezzo, magari togliamo neanche uno. Spissu ha fatto qualcosa di altrettanto incredibile, come Gerald Robinson, che si butta dentro con coraggio alzando la parabola e ridà 4 punti di margine ai suoi. Trovando ancora una volta varchi veramente enormi dentro l'area dove sta facendo la voce grossa in questo momento di gioco Pesaro. Spissu per Bilan, Stefano Gentile, finta di andare a destra, riprende la punta del fronte offensivo, Spissu preso poi da Filloi, va via, si appoggia a Bilan, Spissu con il rimbalzo e canestro segnato! Non ho più parole per continuare a commentare questa partita, Sandro, non ci sono parole. Spissu, che si è appena preso il 10° rimbalzo della sua partita, che ha 19 punti e 9 assist,
un assist da una tripla doppia in carriera che avrebbe del sovrannaturale. È tutto orgoglio, ripeto, l'orgoglio in questo momento, in queste partite, quando abbiamo detto devi alzare il tuo livello di competitività, innanzitutto Filoi esce da il campo per 5 falli, ti permette di fare delle cose impensabili come su 10 rimbalzi. Pazzesco, ad un assist dalla tripla doppia, ma quel che più conta evidentemente per Sassari è restare ancora lì a contatto ad un solo punto. Era sotto di 5 fino a un paio di azioni fa, Robinson non riesce questa volta a concluderla, e sì, la Dinamo ha di nuovo la palla nel controsorpasso. Spissu con il passaggio per Bilan, Gentile vuole andare in post basso da Barnell, vediamo se attacca in uno contro uno Dre, l'aiuto Dre che gli porta via il pallone. Per la prima volta nella partita, dopo l'uscita per 5 falli di Filoi, entra Tambone, che gioca 2.50 dalla fine, i minuti più importanti della gara. Filipoviti finta di andare a sinistra, partenza incrociata, poi torna da Delfino a metà campo ad affrontare Spissu, palleggio, vuole andare dietro la schiena, cambio accettato, c'è Bina su Delfino, ancora palleggio incrociato, vuole andare fino in fondo, Barnelli la porta via, non segna più nessuno, palle perse, palle recuperate, Gentile si appoggia al tabellone, contro sorpasso dal 104-99 al 107-106. Palle perse a Iosa, ma in questo momento è questo lo spirito del gioco, l'adrenalina è tantissima, gli errori anche. Filipoviti da tre punti, secondo ferro, Bilan a prendere il rimbalzo, a tirarla giù, provato, e a dare un possesso importantissimo ai suoi. Ha provato a concludere subito dalla lunga distanza. Stefano Gentile con un passaggio tutto stanchezza e poca lucidità, intercettato dalla difesa pesarese. Drell, Dina gli concede spazio, Drell non vuole affrettare la conclusione. Ci sarà anche tantissima stanchezza da parte dei giocatori in campo. Che backdoor di Filipoviti, le gambe reggono poco adesso. E anche la bella dormita di Benzius che si fa tagliare dietro la schiena, ma questi errori rischi di pagarli a caro prezzo. Contro sorpasso Carpegna Prosciutto, 100 secondi, chissà se alla fine della partita. Spissu con la mano destra alzando la parabola, Bilan arriva dal nulla, ma per gli arbitri spingendo l'avversario in modo irregolare, fallo in attacco e persa per la Dinamo. Segue la penetrazione del compagno, l'errore di Spissu, vedete, va a spingere Drell, che comunque sta tenendo anche in difesa Drell, ed è un'ottima notizia per Pesaro, oltre ad essere stato autore di 21 punti, secondo miglior marcatore dopo Robinson. Dopo un ottimo inizio si è ripreso poi nel secondo tempo, soprattutto nell'ultimo quarto, e sta difendendo bene, non ha subito spalla a canestro un giocatore come Barnell, addirittura nell'azione precedente è andato a rubargli palla. E poi con 7 su 9 al tiro e quasi l'80% immacolata la sua percentuale a cronometro fermo, con 6 su 6, ci vuole mettere 4 rimbalzi, 4 falli subiti, 2 recuperi, 2 assist, 28 di valutazione. E adesso Pesaro si mette a zona. Benzius, sono 3 i punti da recuperare per Sassari, che soltanto un minuto fa era avanti nel punteggio. Finta di Gentile, penetra, scarica, Benzius da 3 punti per il pareggio! Ancora una volta parità al Forum. Potrà non essere un baluardo difensivo Benzius, ma se la prende oltre i 6,75 metri, sta tranquillo che qualche danno all'avversario lo fa. Mamma mia che serata di pallacanestro, incredibile, 110 pari, ultimo minuto in arrivo, Tambone al primo possesso della sua partita e tripla! Era fresco. Incredibile gente, incredibile al Forum, e potrebbe non bastare. Cosa stiamo vedendo su un campo da basket in un quarto di finale, non in una finale del torneo. Benzius un'altra volta, corto, Drella rimbalzo. Pick and pop, dopo il blocco si apre Benzius, questa volta non ha lo stesso esito dell'azione precedente. Robinson, e potrebbe non bastare a Pesaro nemmeno segnando in questa azione. Occhio, 10 per chiuderla. Robinson parte quasi da metà campo, tanti palleggi, ovviamente con pazienza, poi attacca Barnell, mano sinistra fino in fondo! Gerald Robinson! Arriva! 5 Pesaro! Al ferro! Ancora una volta con grande facilità, con gambe esplosive. Spissu cambia lato, Benzius la finta, fa saltare l'avversario, errore, Bilan rimbalzo, tap-in senza forza, Pesaro vola in semifinale, signore e signori, alla fine di una serata che ha dell'incredibile, che ricorderemo a lungo. Sassari se l'è conquistata con Stefano Gentile giocandosi altri 5 minuti, e poi Pesaro ne ha avuto incredibilmente di più. Sandro, noi dobbiamo chiudere perché siamo in stra ritardo, domani ci godremo al meglio il revival di questa giornata
No, possiamo andare avanti, perfetto, allora andiamo avanti e godiamoci questo finale di partita, è giusto che sia...